siamo online. Buonasera. Dobbiamo, allora, di gioco c'è. Ciao a tutti ragazzi, dobbiamo, buonasera. Dobbiamo dire io ragazzi buona... e ragazze e ragazzi senza finale. Dobbiamo dire buona e tu. Ok, vai. Buona sera. No, però devi dire tipo cioè sera. Buonasera. Buonasera. Nel senso, io dico buona. Maron. Se io dico buonasera. Vabbè, basta. Fernande. Buonasera, buonasera. Bentornati su Set and Play sul nostro canale. Sul suo canale. Io per sono una presa da fuori. Sul mio canale. Va bene. Per una serata su Undertale. Yeah! Forse l'ultima, stavolta per davvero. Io non ci credo. Ma sì, dai. Sta diventando una leggenda alla fine di questo gioco. No, manca tanto. Ormai è fatta, ormai è finita. Ormai siamo lì, abbiamo fatto il finale, abbiamo sconfitto il cattivo che poi non era cattivo, cioè era cattivo ma poi è diventato buono e vabbè, poi è scomparso, poverino. Ma alla fine è tornato un fiore o è diventato polvere? Non sto dicendo pollo. Non lo sapremo mai. No. Pollo no, non penso sia diventato un pollo. Allora, a parte che, cioè... Che meraviglia, abbiamo tutti i nostri amichetti personaggi. Oddio. Abbiamo tutti i nostri amichetti lì che ci guardano, sorridenti. Pure il fantasmino, cioè il fantasmino. C'è Metaton, c'è Alfi, c'è Undyne, c'è Papyrus, Toriel, Sans, Asgore. Gino. E Gino. E Gino Lampadino. Gino Lampadino. No, va bene, manca giusto Asriel, ma non penso sia possibile avere Asriel nella schermata di lì. Allora, a quanto pare siamo arrivati al termine di questa Pacifist Run. Sapevi che era la Pacifist questa? È la Pacifist, la run dove non si uccide nessuno. E si arriva a fine gioco così. E poi ragazzi, come lo state giocando? Comunque, detto questo, l'ultima live abbiamo affrontato il vero finale. Aspettate un attimo. Sta passando. Ancora un attimino. Ci siamo quasi. È passato. Ok. Allora, scorsa settimana abbiamo affrontato quello che a quanto pare era il vero cattivo, cioè Flowery, che altro non era Flowey, che altro non era che Asriel, il principe, il figlio di Toriel e di Asgore. Cioè è successa una cosa assurda, ragazzi. Cioè, non lo so di quale SD LLSD si faceva lo scrittore del gioco per fare tutti quei colori, quelle cose multicolor, quelle cose strane comunque. Belle però. Comunque è venuto fuori che all'interno di Flowey c'era l'anima di Asriel. Però, cioè diciamo, c'era Flowery, non era proprio Asriel, ma era l'anima di Asriel. Cioè Flowery ha preso vita grazie all'anima di Asriel, ma non era del tutto Asriel, era una parte di Asriel. Però aveva una volontà a sé, che era quella di Flowey. Cosa è successo? Ha cercato di assorbire tutte le anime di tutti i 6 umani catturati da Asgore, più tutte le anime degli abitanti di Undertale, che sono venuti in nostro soccorso per salvarci. Che succede? No, niente. Che sono venuti in nostro soccorso per salvarci. Ha preso la sua vera forma, che appunto era un Asriel cresciuto, non più bambino, con delle ali, che poi si è trasformato ancora una volta ed è diventato quella specie di essere con le ali. Ah, sì. L'angelo della profezia, esatto, ecco qui. Sarebbe, è diventato quell'angelo sarebbe, della profezia. Aveva la stessa forma del simbolo che abbiamo trovato all'interno di... Del simbolo del Deltarune. Esatto. Sicuramente quella era la sua forma, la forma di cui parlavano le scritture. Quella forma
che si acquisiva quando un mostro riusciva ad assorbire un'anima umana. E l'abbiamo affrontato, siamo riusciti a sconfiggerlo grazie all'aiuto di tutti praticamente. Perché durante lo scontro siamo stati messi all'angolo, ma poi abbiamo iniziato, una volta che lui ha cercato in tutti i modi di assorbire la nostra anima è entrata in risonanza con le anime contenute all'interno del suo corpo. E siamo riusciti, piano piano, una alla volta, a portare fuori da lui le anime dei nostri amici. Fintanto che alla fine abbiamo trovato un'ultima anima residua all'interno di quel corpo, che era l'anima originaria di Asriel. Siamo riusciti a portare fuori quindi l'anima di Asriel. E cosa è successo? Asriel ha preso il controllo sul suo corpo, quindi non era più Flowey, ma era il vero Asriel. Abbiamo scoperto che lui ha cercato di... ci ha seguito per tutto questo tempo, ha cercato di catturarci perché gli ricordavamo il nostro Bill. Perché se avete seguito le scorse live abbiamo scoperto che Bill non siamo noi, cioè non è il personaggio che stiamo giocando, ma è il nome che aveva il primo umano caduto nell'Undertale. E il nostro personaggio alla fine si chiama Frisk. Vabbè, Samson. Ad Asriel abbiamo ricordato molto Bill, e quindi ha deciso di aiutarci alla fine. Noi abbiamo deciso comunque di perdonarlo, perché l'abbiamo compreso, abbiamo capito che tutto quello che ha fatto è stato perché Flowey ha preso vita grazie alla sua anima e ha deciso di nutrirsi dei sentimenti di solitudine che erano all'interno dell'anima di Asriel. Quindi fondamentalmente era il suo desiderio del non volersi sentire solo. Siamo riusciti a liberare l'anima di tutti, però come ultimo gesto Asriel ha deciso di distruggere la barriera. Quindi siamo riusciti a distruggere questa benedetta barriera. E adesso siamo tutti liberi di andare dove cavolo ci pare. E oltre a ciò, una volta sconfitto, una volta rotta la barriera, ci siamo risvegliati nella sala antecedente alla sala del trono, circondati da tutti i nostri amici. Mm-hmm. E ci hanno dato una scelta, Toriel in particolare ci ha dato una scelta, ci ha detto: andando a destra usciremo, saremo liberi. Quindi prima di farlo, se ti va, fai un giro indietro, se hai lasciato delle cose in sospeso, così riesce a concludere tutto. Quindi noi questa sera faremo un bel giro dall'inizio, parlando di nuovo con tutti i personaggi, perché ci mancano delle cose. Esatto. Cercheremo su internet se ci dovesse mancare qualcosa che ancora non riusciamo a comprendere, a sbloccare. Spero tantissimo che riusciremo a risolvere quegli ultimi misteri in penombra che ci sono. Ricordi tu quali sono? Sì, quello... allora, la porta della grotta. No, non parlo di quello, parlo proprio di quello che ancora non riusciamo a spiegarci del gioco. Ah, ok, proprio della storia dici? Sì, esatto. Ah. Perché diciamo che al momento noi sappiamo che i mostri sono stati confinati giù dagli uomini nell'Undertale. Mm-hmm. Innanzitutto mi piacerebbe sapere che cosa ha causato questa guerra che ha portato gli uomini a scontrarsi con i mostri. Poi sappiamo che una volta arrivati di sotto nell'Undertale hanno creato il loro regno, e quindi Toriel ed Asgore hanno formato una famiglia, hanno avuto un figlio, Asriel. Quindi Asgore. Cosa Asgore? Toriel e Asgore hanno formato un figlio. Sì, Asriel. Asriel ha incontrato Bill, caduto nelle rovine, l'ha accolto, sono diventati un'unica famiglia, tutti e quattro. Quello che ancora non sappiamo è di preciso quale fosse il piano di Bill per salvare tutti. Il piano di Bill per salvare tutti, perché noi dalle registrazioni, ecco, delle telecamere,
abbiamo capito che Bill aveva un piano per salvare tutti. Io presumo che questo piano sia che magari aveva parlato con Alfie, si erano messi d'accordo per trovare un modo per unire la sua anima a quella di Azrael. Quello che mi viene in mente è questo. Al contempo sicuramente Alfie stava facendo i suoi esperimenti con i fiori per cercare di impiantare l'anima all'interno di un fiore. Non sappiamo ancora perché l'anima di Azrael è finita all'interno del fiore. Sempre per presumendo, io penso che una volta morto Bill, Azrael è andato fuori dal... ha assorbito l'anima di Bill, ma non sappiamo come ha fatto ad assorbire l'anima di Bill. Vabbè, sarà stato aiutato da Alfie, perché noi sappiamo che un mostro non può assorbire un'anima umana. Sicuramente okay? torneremo indietro, però magari molte di queste cose non... cioè... No, io spero di riuscire a chiudere tutto. No, io spero di riuscire a chiudere tutto. Perché sono, sai, quelle due cose proprio che ti fanno venire il dubbio che magari possono essere spiegate anche facilmente dall'autore, quindi perché dovrebbero lasciartele in sospeso. E quindi, per l'appunto, come mai l'anima di Azrael sia finita all'interno del fiore? Perché fra l'altro all'interno del fiore originariamente noi abbiamo trovato in teoria solo l'anima di Azrael, non anche quella al di Bill. Al massimo cerchiamo su internet e vediamo se ci dicono qualcosa. Sì, ma io vorrei scoprirlo in game. E quindi questa sera è dedicata a questo backtracking. Poi usciremo dall'Undertale, quindi vedremo, spero, presumo, la scritta di End. E chiudiamo qui questa pacifist di Undertale. Successivamente ho intenzione di... anche magari aiutato da una guida o aiutato da voi, di fare un'altra run. Però vorrei completare la Genocide, famosissima Genocide, che a quanto sembra la più difficile da realizzare come run. E poi in base all'orario vediamo a che ora finiamo... Facciamo magari un diretto su Isaac, che è da tanto, non so. Vedremo. Quindi non c'è ancora molto da dire. Solamente da capo. L'ultima cosa che mi viene in mente da dire è che... i brividi, la scorsa puntata. Veramente brividi. Bellissimo. molto umana come storia. Davvero è riuscito l'autore a spiegare, a far comprendere con 4 pixel messi in croce, perché alla fine sono 4 pixel. Non ha avuto bisogno di chissà quale grafica, di chissà quale tecnologia. È un giochino che sembrerebbe stupido visto così, ma la storia che c'è dietro è davvero un qualcosa che non si vede. Mm-mm. Nei giochi normali. C'è veramente un gioco bellissimo. Ti lascia pieno di sorpresa e di emozione. È vero, molto consigliatissimo. E per dirlo pure lei. Sì, la storia in sé è bella. È molto lento, secondo me, come gioco. Nel senso, se magari non si sa e lo si inizia da soli, senza seguire magari, non so, una guida, un video, è lento, secondo me. Allora, e magari c'è anche il rischio che lo abbandonate. Diciamo che c'è chi ha finito il gioco in 4, 5, 6 ore. Noi l'abbiamo tirato per le lunghissime perché a me piace mettermi lì, guardare, fare le mie ipotesi, andare avanti pian piano per non tralasciare nulla. Però ovviamente se tu vuoi giocarlo e andare dritto alla fine, dove ti raccontano tutta la storia velocemente, sei liberissimo di farlo. Però non ti affezioni ai personaggi, non entri esatto. In... infatti è questo, il fatto è che tu ti affezioni ai personaggi soltanto alla fine, perché è alla fine che tu scopri la verità su ogni personaggio. E magari... all'inizio sembrano tutti pezzi di merda, e invece alla fine sono tutti buonissimi. Li hai mangiati? Va bene, chiudiamola qui dopo di questo. E va bene. Basta, allora, allora dobbiamo ricominciare. Ricominciare. Ripartiamo dalla porta iniziale e cerchiamo di... Ah, dici andiamo all'inizio e poi di lì andiamo verso la fine? Sì. Ah, ok. Sì, possiamo fare pure così. Cioè, lascia stare tutto. Ok, andiamo proprio all'inizio. Vai direttamente all'inizio. Ci sto, mi piace. Quindi completiamo...
i punti che ci mancano. Vabbè, a parte completiamo. Quindi lasciando stare la storia di per sé, che non sappiamo se avremo mai una risposta, avremo delle risposte, ma dobbiamo rendere il pezzo del pupazzo di neve. No, non vedo l'ora di portare il pezzo di neve al pupazzo, non vedo l'ora. Speriamo che non si sciolga. Non vedo l'ora. Comunque questo, poi dobbiamo vedere cosa c'è nella porta segreta della grotta, se mai quei funghi erano veramente delle chiavi per poter entrare. O erano delle chiavi, erano delle chiavi. Poi vediamo il rebus del dado. Il rebus del... Ah, sì, cioè, non è un rebus. Io ricordo, io non te li ho sbagliato lato, non è un rebus. È l'enigma al massimo del dado. Vabbè, lì siamo. E poi... Cosa ci mancava? Cambiata la canzoncina. E beh, ora siamo tutti amici. Tra l'altro, una piccola curiosità, se vi può interessare, il creatore del gioco, che hai detto che si chiama? Toby Fox. Toby Fox è un musicista, cos'era? Sì, è il compositore di... È un compositore, quindi immaginiamo che tutte queste canzoncine che sentite... Musica, sicuramente. Le avrà create lui. Compositore di musica per videogiochi. Niente, era una curiosità così, magari avreste dormito comunque stanotte, però, secondo me... È con noi, è sicuro che dorma. Bellissime pure le musiche del combattimento finale. Tutto bellissimo, tutto davvero bellissimo. Però secondo me, questo è un mio parere, e dovete proprio leggere tutte le conversazioni. È una palla perché è in inglese, quindi vi dovreste mettere lì a leggere, a tradurre, ad analizzare. Vabbè, c'è la mod pure italiana. C'è pure la mod, però quella versione... Probabilmente la prossima run per la Genocide la farò con la mod italiana. Che perché non penso che tu mi seguirai, e quindi da solo mi troverò male a fare le traduzioni. Secondo me è meglio in italiano, ma non perché è normale che sia in italiano migliore, ma per il semplice fatto che certe cose si capiscono meglio. Come per esempio una cosa che abbiamo attenzionato, il fatto del nome all'inizio. Sì. Quando ci hanno chiesto il nome del personaggio caduto. Vabbè, ma non ci. Cioè, lì non c'entra la lingua. Lì anche in italiano non ci avresti fatto caso. Esatto, però magari in italiano dici no. Perché mi sta chiedendo il nome del personaggio caduto e non mi sta dicendo il tuo nome? No? Mm. No, perché comunque tu lì la interpreteresti come, vedi lì, inserisci il nome dell'umano caduto. Va bene, io sto giocando nei panni dell'umano caduto. Mm. Non sto giocando nei panni di io giocatore, ma dell'umano caduto. Sì. Invece no. Vabbè, comunque, piccolezze, anche nei non lo so, quando poi... Adesso io non so se qualcuno poi adesso vuole veramente... iniziare a giocare a questo gioco, quindi... Ecco, anche i topi dobbiamo scoprire, sti topi... Ma io topi penso che i topi non usciranno mai. Sì, si sono messi lì così i e i topi basta. Non usciranno mai da là. E... Però... Quelli di Pokémon, Candemouse. Quando magari si ascoltano le registrazioni, è importante secondo me avere la conversazione in italiano per capire chi parla e capire bene, secondo me, il dialogo, no? E... Questa è una mia opinione, poi giustamente... Oddio, che cos'è quel coso lì? È il pupazzo di neve? Cosa è diventato? Oh, un mostro Dio. Di Stranger Things? Non capisco. Oddio. Oddio. Ho detto che dobbiamo riniziare perché secondo me ci sono delle cose che ci mancano. Io spero solo che la porta sia chiusa qui. Magari è chiusa questa però è aperta l'altra. Non lo so. Perché se è aperta questa vuol dire proprio tornare inizio. Però il fatto, no? Che a volte poi voi pensate, dite, cavolo, ha messo una bella storia il creatore di questo gioco, c'è una bella storia al di sotto, infatti per questo si chiama Undertale, e poi però c'è un gioco alla fine stupido, oddio, no? Oddio, è aperta. Come aperta? Non è aperta. No, allora, sì che è aperta. No, è chiusa, è nera. È aperta. No, è chiusa. No. Ripartiamo no, dalla fine. Riparti da qua. No, amore. No, questo qui lasciamolo per la fine della live. Ripartiamo dalle parti che sappiamo, ok? E andiamo al ritroso.
Tanto uguale, cambia nulla. Ma sei l'occhio aperta. La smetti. Oddio. Perché si chiude se faccio così? Guarda che si chiude. Vedi che si chiude. E perché? Si è chiusa la porta? Sì. Perché? Non lo so, però facciamo così e basta. Allora. Ora magari non si apre più la porta. Sì, sì, sì. No, no, no. Sì. Ok, riavviamolo. E partiamo dalla fine, come è giusto che sia. Come sbagliato che sia. Come giusto che sia, perché tu per giusta regola parti da qui. Non no, è che parti... tu per giusta regola parti dall'inizio perché poi devi ritornare alla fine per poi andartene a casa. Hai ragione, però poi possiamo tornarci velocemente alla fine. Quindi pota... No, pota niente, hai capito? Ho detto 2 secondi. Invece così andiamo per gradi. Ma sei mezz'ora che parlo, che... Poi mi fa morire questa carnagione gialla da Simpson, che è il nostro esatto. protagonista. Che si chiama? Fritz. Frisch. Fritz che cos'è? Non lo so. Allora. Allora. 60 minuti. Allora. 60 minuti. Sempre allora. 120. Che sono allora. Scusate per queste battute, spero che... Comunque ci scusiamo in anticipo se dovesse non capitare qualche colpo di tosse durante la live. Facciamo cercheremo così. Di evitare. Allora, facciamo così a scommessa. Siamo convalescenti, ci siamo ripresi, però ancora allora, abbiamo ancora qualche colpo parlare, di tosse residuo. Facciamo così. Ogni volta che tossisco io, contiamo i colpi di tosse. Ogni colpo di tosse, Filippo... deve darmi 1 euro per ogni colpo di ma tosse. Perché? Dove sta scritto okay. che io ti devo quindi dare un euro? Mi raccomando, se non vi interessa il gioco, contiamo i miei colpi di tosse. Ma va dove bene? Sta scritto? Ok, abbiamo già... Ma no, assolutamente no. Assolutamente nessuno sì. sta aderendo alla cosa. Sì. No, no, no. Mm-hmm. Te la suoni e te la canti tu. Per me ti puoi autodare 1 euro per ogni colpo di tosse. Non è un problema mio. Era carina come idea. Splendida. Ma perché siamo sempre lì? Perché ho sbagliato ascensore, vabbè fa niente, eccoci qua. Oh, siamo dalle re. Perché comunque noi l'altra volta siamo scappati da qui senza parlare con tutti i nostri amichetti. Che poi lo sai perché siamo neri. Perché? Perché se fossimo gialli ci confonderemmo con il mattone. Dovresti farli tu i giochi. Allora, ci siamo. Allora. Ci siamo? Dove sono? No, scusami, dove stanno tutti? Sono scomparsi. No, devi andare di là, amore. No, se vado di lì non vado... No, vai là. Vai dove c'è l'occhio, dove ci sono gli altri. Ok. Ok? Va bene. A posto. Ok. Se non tornava lì, non okay. potevamo iniziare. Ora da qui iniziamo. Ok. Con Asgore. Oh, di Frisk. Tesoro Frisk. Oh. Allora, intanto... Non so quante ore di gioco, mai nessuno ci ha chiamato Frisk. Ora chiunque ci chiamerà Frisk. Frisker. Sorry about almost trying to take... sì, certo, mi dispiace per aver cercato di ucciderti, ma sai come sono cose che capitano. Mi sento meno veramente male per averci provato. Spero we can still be pals. Andy, ma chi te l'ha chiesto, Undyne? Non ti preoccupare per Asgore. Cioè, non ti preoccupare di questo, Asgore. Penso che tutti quanti amici. Abbiamo provato a uccidere Frisk almeno una volta. Bene. Grazie, gentilissimi. No, però meno male che tu sì. hai dato una bella valutazione. Vabbè dai, in questo caso non mi dispiace Frisk, come non mi... Ma è proprio stronzo. Grazie. Non intendevo questo, Asgore. Dimmi Alfi. Cara Alfi, dovresti dirmi, devi dirmi, pensi che Asgore e Toriel sono... No, assolutamente, ma che scherzi. Sono tornati insieme? Non lo so, sai, perché sono uno tutto a destra, uno tutto a sinistra. Io penso di no. Yeah. Io penso di no. Yep. Non credo. Yep. Ma yep cosa? Allora nope. Secondo te sono tornati insieme o no? No. Secondo me neanche.
Questo è quello questo che è pensavo. Quello che pensavo. Una donna che può sognare. Can dream through, right? Cioè, in che senso? Alfie dice posso sognarlo. Ah. E scrivere delle fanfiction. Tante fanfiction. Scrivi, mia. Scrivi. Va bene. Andaino che ci questo dice? Questo deve uscire fuori dalla. Quindi Alfie, what do you want to do now that we are free? Cosa vorresti fare ora che siamo tutti liberi? Abbiamo l'intero mondo da esplorare. Sempre se una volta usciti non li uccido. Bene, di certo sì, voglio andare fuori. No, io dovrei essere. Ad essere onesto. Essere onesto. Starò qui e guarderò anime come un perdente totale. Questo è lo spirito, ma che cosa? A celebration to being losers. Papyrus has the right idea. Perfetto. Perdere Frisk is the best thing to ever happen to. Perché? Ma perché ci stanno dicendo tutte queste brutte cose? Cioè, perdere Frisk è la cosa migliore che mi sia mai capitata. I'm glad that we. What is it, Asgore? Che c'è, Asgore? Che c'è? Anime? Frisk, please. Aiutami a spiegare cosa sono le anime. Gli anime ad Asgore. Ah, guarda che abbiamo un nuovo follower. Chi è? È Deliplop. Deliplop. Ciao Deliplop. Ciao Deliplop. Ok, it's like a cartoon, but vabbè. With diciamo Swords. Che Alfie è un po' te, no? Che gli no, allora lui. Senti qua. Alfie. Alfie, per come era vestita l'altra volta, era mia nonna, non ero io. Però gli piacciono gli anime come a te. A tutti piacciono, che vuol dire che tutti sono come Alfie. Non piacciono a tutti gli anime. Sì, vabbè, comunque ci sono le spade, okay. Più con le pistole. Ok, come un cartone animato, ma con le spade. Perfetto. Ok. Where is this? Dove posso guardare gli anime? Su Crunchyroll. No, non è vero, non facciamo pubblicità. Ferrero, Nutella. Penso di averne qualcuno nel mio telefono. Guarda qui. Perfetto, ora diventano appassionati di Chainsaw Man. Oddio, ho il video sbagliato. Sa cosa gli ha fatto vedere quello. Non importa. Guarda, c'erano due robot che si baciavano. Boy, technology sure is something, isn't it? Va bene, a posto. Papyrus invece che ci dici tu? Quindi Asgore, how about making me a member? Che ne dici di farmi membro della Guardia Reale? Bene Papyrus, now, ora che la guerra è finita, non abbiamo più bisogno della Guardia Reale. Povero, era il suo sogno. Poverino, veramente. Then, what was the point of the human's quest? Quindi qual è il punto della domanda dell'umano? They journeyed all that way. And I'm still not a member, poverino. Dice, quello ce l'ha fatta, io no. Truly this is the worst possible. Vabbè, però adesso sembrano tutti scontenti. Lo è. Cioè, hanno fatto un secondo bordello. Secondo me erano felici se noi morivamo. Non lo so. What's with the word? Che vuole Sans. What? Cos'è quell'espressione weird? Did I tell you about the time frisk? Flirted with me? Madonna mia. Ma non è vero che noi abbiamo flirtato con Toriel. Asgore ci decapita. No, cosa ha flirtato con Toriel? Sans. And then asked to call me mother. E poi noi abbiamo chiesto a Toriel di chiamarla madre. Vedi, wow Frisk. This really puts our relationship on a new light. Ma perché? Ma chi è che ci ha provato con Toriel? Ma chi la caca? Hey Tori, do you have allora, any other la verità, la verità è che sti personaggi qua hanno proprio necessità di uscire da quel sottosuolo, ragazzi, perché altrimenti non si spiega. Probabile anche questo. But I think that story is one of the most unbelievable, addirittura, una delle più incredibili.
e starts to think anyone would want to flirt with me. È difficile pensare che qualcuno voglia flirtare con me. Ormai con l'anziana, poverina. Però sicuramente è meglio lei che Alf. Però c'è quello là che è maligno. Alfie ha più problemi di tutti, no? Sì, Alfie poverino. È quello che ci è rimasto più sotto. È andato proprio di sotto nella forzatura. non hai idea. Ragazzi, finiamo sta dobbiamo ma, andare. Allora, scusami, Alfie ce l'ha con Undyne, ce l'ha con Asgore, ce l'ha con Toria, ce l'ha con noi. Solo gli scheletri scarta, forse. E finiamo con Toriel. Hello, please, Alfie's upgrade my phone. And having a lot of fun with the texting feature. Ah sì, infatti ci manda i messaggi adesso lei. Bene. Check out this one. What's brutal? I can't believe the queen has returned. And also that she's a huge dork. Non so cos'è, huge è enorme. Un enorme dork. Un enorme stu... Non si dice questa cosa della regina, papyrus. You two are 2 feet away from each other. Voi due state lontani. Praticamente sto dicendo a Sansa e a Toriel, state lontani. Ah, okay. Perché già siete stupidi di vostro. Se poi vi mettete insieme è finita. Sentita che pulpito. Ok. Non preoccuparti, papyrus. For a good reason. Sì, immagino. Okay. Spero che non glielo chieda. Bene. Va bene. Ma possiamo finirla qua. Sansa, please do not say that. Non dirlo. You are not dark. You are more of a bonehead. Perfetto. Tu sei più di una testa d'osso. Di osso. Va bene. Ma la possiamo smettere? Okay. Oh, vattene, che quelli ancora ti danno a parlare. No? That we aren't fighting each other, I can finally ask you, would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Yeah. Oh, yeah, of course. Oh well. Actually, the cup I had is cold now. Okay. Okay, so you shouldn't have it. Grazie. Vabbè. Ti amo la buona bella fetta di torta. Sì, sì, però al momento non te la posso fare perché è il negozio, è chiuso il negozio. Io non lo so. Va bene. Ok. E noi che gli crediamo pure, ci prendono in giro. Non sei impegnato, un giorno di questi, walk around and have a good time. Should we walk around? Fai una passeggiata. Sì, è importante. È importante, vedi, tutti ce lo stanno dicendo. Di fare una passeggiata, sì. L'abbiamo capito. Ma se loro ci danno ancora a parlare di anime, di flirt, non possiamo fare sta passeggiata. Ma a me va bene, io voglio parlare con tutti. Un secondo pensiero. Maybe I won't write fanfic of real people. I mean, isn't real life already the greatest fanfiction of all? Vabbè, ovviamente. Don't tell anyone I said that, cause I'm gonna post it online. Certo, non dirlo perché lo devo scrivere online. I bet they have a lot sort of things online and I can watch. Oh man, we're gonna be able to watch anime online? Of course online. What do you think we have been fighting for all along? Jinx? Perché Jinx? Gonna scrivere Winx. I knew you were gonna make that joke. Wait, Alfie, I didn't know you knew, non sapevo che conoscessi Sansa. Beh, io... Doesn't everybody? Chi cavolo è Sansa? Sta chiedendo Toriel. Perché conoscono tutti Sans? Who the heck is... Ah, vabbè, una battuta. Che vuol dire heck? E che ne sacci? Heck. Diamine. Vabbè, sarà qualche gioco di parole. No. Effettivamente, chi sono Sans e Papyrus? Noi ancora non lo sappiamo. Toriel. Questo è un altro mistero. Hey, why Frisk, don't... why don't you go look for Metaton? He was here for a while too, but he said he had to go somewhere. Era lì, ma doveva andare da qualche parte. Ok, ora andiamo a cercare pure Metadon. Hey Alfie, do you think we can watch something with fighting next? Or fighting princess? I see, vedrò. Vedrò di cercare qualcosa esatto. di simile. E penso non ci dica altro. Why don't you go Nepstablock?
I'll tell them I said hi to. Ok. Why don't you go? Ok. Vabbè, sai, Nep quel Facebook che utilizza gli alfi. Sembra boccia di your. Sì, ma io scusami, non ho capito perché Toriel non conosce Sans. In che senso non conosce Sans? Vuol dire Toriel non conosce, cioè, Sans? Lo diceva per scherzare, vero? No, Toriel ha chiesto perché tutti conoscono Sans. Cioè, Toriel ha detto chi è Sans, perché chi è che l'aveva detto? Oddio. Papyrus, no, Undyne. Comunque, non mi ricordo chi di tutti ha detto, ma perché tutti conoscono Sans? E Toriel ha detto, ma chi cavolo è Sans? Come mai lo conoscono tutti? Okay. Capito? Quindi non ho capito se lo diceva, però abbattuta. Sì, certo. Ok, era perché... No, abbattuta, nel senso, come mai tutti conoscono Sans? Ok. Sembra you really botched your quest, Frisk. Che vuol dire botched? Aspetta. Non te lo dico. Significa pasticciato. Ah, la tua quest. Quindi abbiamo rovinato la missione. Ma il grande Papyrus... sarà sempre tuo amico. Non importa how hard you try to get the rid of him. Ehi, è la verità. Facciamo vedere una cosa bellissima ai nostri Chris, porti. Why don't you take a walk around? Chris, why don't you fly? Guardate, it's faster. Chi c'è qua. Yeah, when you fly. Ma io non posso volare. Flying sounds like a little dangerous. But they can fly, infatti. Not with that attitude. Take a hike. Hiking is good. For your bones. Che stai facendo? Per un attimo ho pensato che ci dessero il potere di volare e quindi di correre invece che camminare come delle lumache. Magari. Sorry, I don't have time to talk, Frisk. I'm supposed to be working right now. Ma non stai lavorando. Lo so. And it's taking all my concentration. Addirittura. Ma tu aren't. Ok, rimane solo Toriel. Risk do not feel left out. I have been writing messages to you as Perfetto. Well. Okay. You still have my phone number after all this time. Do you not? Yes. Hai risposto? No, non mi ha dato la possibilità di rispondere. Many good friends you have made here. I'm almost certain you must have made some more. Va Assolutamente bene. Sì. Ok, anche Toriel ci dice fatti un giro. Perfetto. E iniziamo questo bellissimo giro allora, alla scoperta di già quella cosa che abbiamo visto poco fa, quel mostro che c'era lì, chi cazzo. Secondo me troviamo pure il fiorellino all'inizio. Secondo me sì. Qui adesso ci sono tutte le bare aperte, tranne quella con Bill. Mm-mm. You didn't notice before, but there is something like mummy rocking. Anche qui è vuoto, però all'interno ci sono delle bende. Dici che Bill possa essere tornato in vita? Perché è troppo strano questo fatto che è vuoto ma dentro ci sono delle bende. Sì. Non siamo carini insieme? Che cosa? Oi oi. Non ho guardato nell'inventario. Non è che abbiamo qualcosa di nuovo, vero? Dream, no, potato chips, hot dog, hot cat. Allora dobbiamo andare dove adesso? Adesso ripercorriamo tutta la strada senza scorciatoia. Non ricordo se la scorsa volta abbiamo dato un'occhiata alla casa di Asgore. Sai cosa dobbiamo fare? I popcorn. Ah, a me non vanno, sono pieno e strapieno. Te vanno, sei libera di farli. Poi per ora ho tantissima sete, ho le labbra secchissime. Se mi dai anche i popcorn io penso di soffocare. Qui c'è pure il fulal per il freddo. Ma non per è il un freddo, fulare, è uno scaldacollo. Per il freddo al collo. Che scemo. Allora, ma io penso che le no, secondo me io parlerei direttamente con i personaggi, cioè non guarderei. Sì, ma devo guardare tutti gli ambienti. Sì, ma tipo questa qui che adesso sarà aperta. Ovvio che no, figurati. Qui è tutto per com'era.
Lo specchio è sempre uno specchio. E noi ci vediamo, quindi non siamo spiriti. Spiriti maligni. Spiriti infestanti. Spiriti. Spirito. Se ci sei, butta un spirito. Allora. Sta tossendo lei, non io. Lei, non io. Sì, appunto. Quanto è tossito? Non mi riguarda. Io ne ho sentiti 5. Sono già 5 euro. 5 euro cosa? 5 euro che devi dare tu a me? E se tossisco che... io, li dai tu a me? È una scommessa che abbiamo fatto online. Non c'è nessuno online. Sì. No. Perché ci sono due ascensori? Quali dovrei prendere questo? Allora, okay. Il laboratorio l'avevamo girato la scorsa volta. Non mi ricordo se tutto però, sai? Non ricordo se tutto. Mi ricordo che avevamo trovato il tizio nero. Però uno, ed erano due, quindi secondo me ci manca qualche stanza. L'altra volta però l'abbiamo fatto di corsa perché eravamo già stanchi. Eccolo. Non avevamo trovato questo l'altra volta, vero? Non l'avevamo trovato lì. No, avevamo trovato l'altro. Esatto. The core is made up of interchangeable rooms. Before you came here, the layout was altered so you would get lost and perish. Yes, just for you. Do you feel special? Ma insomma, ma almeno adesso l'avete sistemato. O è ancora per com'era? È ancora per com'era. Cioè, ci trattano malissimo con questi stronzi, eh. Vabbè, diciamo che penso che avendoli trovati tutti e due, possiamo andare avanti. Sì, qua alla fine ce l'ho solo loro. Sì. Ma qui neanche l'avevamo trovato. No, infatti qua no. Why do I look like a black sausage and not a night wizard? Non lo so. Chiedilo a Toby Fox. Everyone has an angle. They look best from. They look best? From. Okay. Perché si vede sto bottone? Non lo so. They look best from. Comunque sembra una vera salsiccia. Big black sausage. Tipo io avrei risposto che ne so io, dillo a me che io sembro con la malattia. Sembro col littero. Cos'era quella risata? Questa qui è da clippare. Col littero. Questo è da clippare. Aiuto. Comunque il termine sausage mi ha fatto venire in mente Sausage Party. Che bravo. Bel film. Capolavoro di film. A parte che è un cartone. Capolavoro di film. Cioè, ma la cosa che poi ti rimani scioccato non tanto per il film, ma il fatto che al cinema quella sera in quella sala c'erano bambini e io ero in imbarazzo per i genitori di quei bambini che guardavano quel film con loro. Dorme. Taking a nap. Tu quando pisolino. Dormi che fai le zanzare lo fanno, le uccido di solito. Farà come il fantasmino, farà finta. Ma cosa sono sti totem? Quelli che sparavano i raggi laser. Ah, sì. Cioè, non i totem, le altre. Noi solo questo avevamo incontrato la scorsa volta. Quindi sono tanti. Infatti, questo era. Noi questo eravamo nascosti da Metaton. Bene. Non so, qui non ci avevamo parlato neanche. As I often, I would sneak out to play by this creepy flaming pit. As a youth, I would sneak out to play. Ah, ok. I would sono. To play by this creepy flaming pit. Since the car is always rearranging, it was like a game trying to find it. Non ho capito che ha detto. Che da quando il car è sempre rearranging. Ok, quindi con manutenzione tipo. It was like a game trying to find it. Now it is my special place.
It's nice for cooking s'mores and things like that. Ok. Niente, mi piace stare qui perché ci sono ste fiamme. Vabbè, insomma, abbiamo capito che là si sta bene. Perché lui è nato al siccia, quindi gli piace cuocersi. Non paga il riscaldamento, preciso. No, gli piace cuocersi sul fuoco, una salsiccia. Mm. Il telefono non dobbiamo dimenticare, però. Scusami. I did not mean to write sincerely. I mean to say sincerely. Is it difficult to use this with large hand? Non ha hand, ha gli zoccoli. Perhaps I should ask Sans to transcribe for me. Ah, perfetto, allora. Può stare certa, allora. Conviene provare a chiamare pure Papyrus? No, secondo me no. Secondo me è solo Toriel. Ok, quindi prima parte fatta. Ora abbiamo qua... telefono, Toriel. Aia. Sans will be typing from now on. Quindi Sans scriverà da adesso. Poi il Papyrus. Sorry, we aren't allowing any more guests at this time. Or ever again. Quindi mai più clienti. Il tizio ci diceva tante cose nuove. Freedom. Ok, vediamo. Ecco, parliamo della libertà una volta fuori. Quindi adesso siamo liberi. Metaton ci ha detto molto. Then he told me, don't think that means you are getting out of work early. Quindi non pensare di andare via da lavoro presto. Cioè non pensare che questo significhi che tu puoi uscire presto da lavoro. Sì, quello che ho detto. No, l'hai detto male. Ah, my boss, I love that guy. Ah, perché è Metaton, il capo del Metaton Resort, ovviamente. Ovvio, giusto. And by that, I mean I hate him so much. Quindi lo odia tanto. Allo stesso perfetto tempo lo odia. Va bene, ripeto le stesse cose. Ok, Brattianchetti, novità. So we are free now. Does that mean my double date is canceled? Ah, certo, perché essendo che adesso sono liberi, non ha più l'appuntamento. I know, it wasn't really a date. Non era davvero un appuntamento. Here is a prick, little buddy. Questo è un trucco, piccolo amico. Lie to yourself, menti a te stesso ogni volta. Ti fa sentire meglio. Beh, perfetto. Bellissimo. Ancora consiglio. Freedom. Don't tell anyone this, little buddy, because they'll make fun of me. But I feel like I played a hand in everyone getting free somehow. Non ho capito questo. I feel like, mi sento come se avessi giocato una mano in everyone getting free somehow. Aspetta. I played a hand, penso si riferisca alle carte. Quindi ho giocato una mano di carte. In cui in everyone getting free somehow. Ho giocato una mano finché tutti si liberassero in qualche modo. Ok, quindi si sente come se avesse dato una mano. Ok, va bene. Even if it was just working, quindi sin da quando ha iniziato a fare questo utile lavoro. I think I did something. Penso di aver fatto qualcosa. I don't know if... non so se è la verità. Ma I'll believe it anyway. Ci crederò comunque. Quindi è quello che ha detto prima. Mentiti sempre. Che poi freedom due volte. Cioè. Future. Little buddy, there's a brand new world out. They're waiting for us. Okay. I'm sure with my qualifications it won't be long before I'm a famous movie star, sicuramente. Or maybe I'll just end up flipping burgers again. È molto più probabile. But it's as I say. Ma come ho detto? Ho detto now here to go but up. Cosa significa? Now here to go but up. Literally in this case. È un modo di dire sicuramente. Dovresti vedere che vuol dire tutta la frase per capire il modo di dire. Now here to go but up. Significa sì. Nessun posto dove andare se non su. Letteralmente in questo caso. Sì, è un modo di dire sicuramente. Ok, allora ok, questa cosa now here to go but up sarà sicuramente un frase avverso, tipo. Vediamo se vende qualcosa. Legendariro. Che cos'è questo Legendary Hero? Hero Sandwich. Aumenta l'attacco durante le battaglie. Sarà un panino con la nostra forma. Stick in the shape of Metaton Face.
Anche prima era scritto così. Va bene. Poi gli altri c'ha. Are you guys on your way out? Guess I'll catch up with you later. Ma questo qua dice le stesse cose di prima, nulla di nuovo. Good news, the elevator started, questo qua stesse cose di prima. Questo qui non ci parlava. Slime, I'm over you. Over you. Va bene. Nessuna risposta. Chiusa da dentro. Nessuna risposta. Questo qui era quello che voleva il residuo del cane. Nessuna risposta. Sì, c'era una dove ci faceva mettere il residuo del cane. Prendo finish up work. Il ritorno, forse c'era, spero di no. Sorry, the resort shutting down, sta chiudendo. But I think you'll find it's still great the path through. Vediamo lui che ci dice. Il ristorante è chiuso. Now we can live life without a reservation. Ah, non ci sono più i comici. Non c'è più il padre del... i due comici. Là, il padre che parlava del figlio. So, if we're leaving, will my job... Guess every apple has its core. Lui? Ah, il mondo di superficie, davvero. Maybe I'll be able to go 2 feet without running in a puzzle. Magari potrò fare 2 passi senza finire in un puzzle. È quello che mangiava l'erba, qui la pianta finta. È c'è ancora, ancora. Oh, siamo tutti liberi. Stop leaking this ficus. Okay, but I don't want to look like a messed up, so I'll keep going. E quindi continuerò, e mi sembra giusto. Buona leccata di fico. Fico. Ha detto il fico, no? Ha detto che leccava il fico, no? C'è nulla da... Cioè, non è successo nulla. Allora... Ok, andiamo dalle pattumiere là. Com'è che si chiamavano? Cat e Cool. Allora, freedom. So, we're like totally free now. Yeah. Bretti e like Cetti. Totally... Bretti e Chezzi, vedi? La so per qui, Brezzi e Chezzi. Allora, siamo totalmente liberi adesso. Sì, totalmente libere. Fico. Yes, fico, continuiamo. Fico. Fico. Poi legge figo. Vabbè. Like millennia of being imprisoned finally over. Yeah, that's like pretty chill, I guess. Ok, nulla di che. I'm human. Oh, davvero? Ah, non si erano accorti non che noi erano eravamo umani. When we quando said... abbiamo detto... We were hyped for the destruction of humanity. We were just like joking. Sì, you, scherzavamo, no? Non volevamo davvero uccidere tutti gli umani. Figurati. Ovviamente. Did we say? Abbiamo detto questo. Ma infatti io non ricordavo che l'avessero detto. Infatti loro non l'avevano detto, è lei che lo pensava. Probabilmente. Catchphrase. It's practically our catchphrase. La nostra frase, come si dice? Cattura. Quella che si dice sempre, non la frase che uno dice sempre. La frase... Tipo, diventerò il re dei pirati. I thought our catchphrase was Brett is best, Cat is the coolest. The coolest, il motto. Ecco, non il mi veniva. Il motto, bravo. Oh, no. We will likely that I'll never say that. Perfetto. Ancora, future. Now we're gonna be free. Adesso saremo libere. We can finally fulfill our dream of having a pet cat. Potremo finalmente avere un gatto domestico, il loro sogno. Wow. Ma sono già gatti, è un gatto. No, scusami, questo è il tuo sogno. Ma Bratti, I don't wanna have a dream without you. Non voglio avere un sogno senza di te. In my dream you clean up after the kids, addirittura. Ma andate a cagare tutte e due. Queste conversazioni, madonna mia. Do you like cats? Yes, I love cats. Visto? Avrei scritto apposta. Perché io avrei fatto dire I love cats.
Ma l'ho inteso come level of violence. È buono. Sì, perché giustamente, cioè, il coccodrillo ha detto sono così saporiti. Il coccodrillo se vuole mangiare il gatto. Ma ha capito che la sua amica è pure un gatto. Non so. No, andiamocene di qui il prima possibile. Ah, l'ha capito. Che faccia brutta che ha fatto. E per un attimo ho pensato ora se la mangia. Ti immagini, colpo di scena. Kind of. L'amica, oddio, mangia l'altra amica. Sono un po' preoccupato. Quando è stata l'ultima volta che ti sei lavato? The last time you even saw a cat. È l'ultima volta che ho visto un gatto qui intorno. Oh, giusto l'altro giorno c'era un cute little white cat walking around. It was so clueless looking. I pet it for like an hour. Kitty, yeah? I think that was like a dog. Infatti, perché non ci sono i gatti, ci sono solo i cani. Firm cat, cosa significa firm cat? A forma di cat. Un cane a forma di cat, di gatto. Basta ragazzi, io non parlo più. Vediamo se vendono loro qualcosa. Empty gun, cowboy hat e junk food, no? Va di nuovo. Sarei tentato di comprare tutto ora, ma tanto non c'ho soldi. Boh, non ho capito cosa è questo firm. Che vuol dire firm? In che senso? Firm sarebbe ditta, impresa, fermo, stabile, solido, deciso. Allora, vediamo lui che ci dice. I'm so excited to sell an ice cream on the surface. Mi passi l'acqua. I think it'll be really popular. Grazie, scusate un attimo. Tappo. And I'm told us that the Royal Guard is being disbanded. Ok, che non c'è. È stata disassemblata. Smembrata. Like boomer, guess we'll have to get used to love and peace. Perfect. Love and peace. Tra l'altro queste due guardie li frequentavano. Sembra felice l'altro, perfetto. Okay. Al gelataio ci sei andato? Sì. Detto che non vede l'ora di vendere gelati sulla superficie, sperando che tutti gli umani siano come noi. Do you want a rematch? No, però. Sinceramente no. Comunque, se ci fai caso, durante il cammino non stiamo incontrando nessuna battaglia. No, ma infatti credo che non ne troveremo più. Non sono scale quelle. Ci proverò. Sono scale, ma non ci possiamo fare. Quella vi sarà. Ha sempre avuto questo vestito? Non credo. Infatti. No, non aveva sto vestito. Metatone recognize my voice from when I called in. Oddio, mi sono scordato a parlare con Toriel. He gave mi me his dress. Vestito, ah. And then so sono così. Felice. Basta. Devo mandare messaggini a Toriel. Non me lo devi fare scordare. Se io non ci penso, tu dimmi. Messaggio a Toriel. Ok. In ogni zona. Quindi tipo qua. Vediamo. Che tanto loro non rispondono più ormai. Io ci proverò. Sì. Hey Frisk, it's Toriel. Non è vero. Just baked. Sì, ho già cucinato di 100, quando un milione di torte. Vuoi qualcuna? Make sure to brush your teeth before crossing the street, Frisk. Perché? Devo pulirmi i denti prima di attraversare la strada. I did not say any of that. Io non ho detto nulla di tutto ciò, e grazie. Poi siamo andati di qui. Andiamo al messaggino qui. Greetings, this is Sans. I love my brother very much. Help him. Ma non si scrive così, him. Being slandered. Dice sempre le stesse cose. No, dice solo una volta e basta. Rhyme. Che vuol dire? I'm rhyme? Being. Ma non era con l'apostrofo. No. No, lo so che non era con l'apostrofo. È un messaggio quello. Se lo dici tu. Sono stato calunniato. E Tanedor Tutorial is very good. And for you. Cioè, anche per questo non è che si scrive così. Scusami. Sì, stanno litigando per il telefono. Direi che possiamo andare avanti. Inside she meticulously describes a video she saw of a small white animal.
There is no link or attachment to watch it. Comunque ricordati tu che se devi parlare il microfono non devi metterti alle spalle del microfono per come sei ora. E neanche sopra di me però. Scusa. Scusa. Allora, questo qui cosa vuole? Non aveva questo hot dog infilato nel buco? No, amore. Sì, era quello con l'hot dog infilato nel buco. Surface Worm will have so many new friends to help. È molto utile venire qui a parlare con il vulcanino. Appunto, dietro era un vulcano, non un hot dog. No, però c'era il vulcano con che dentro il buco ci aveva infilato l'hot dog, dove c'era Sans che vendeva gli hot dog. E diceva, che buono! Io non me lo ricordo. E quando mai? Food, send this to someone who care about or a skeleton will rattle his bones at you. Pure le catene ci manda Sans. Grazie Sans. C'è Lulu che respira male. Ma era Lulu che respirava? Sì. Secondo me si è raffreddata. Gli abbiamo mischiato il virus a Lulu. They are frisk. Thought you might enjoy this. Vabbè, adesso si mette a mandare le faccine perché ha scoperto che fanno le faccine. It's a ashy art of a snail. Ma non è vero. Ok, siamo nel mondo del ragno. Vediamo che c'è il ragno. Bonjour, bonjour, dearie. I just finished tolling up all of our donation. Che vuol dire tolling? Di conteggiare. Tolling up. Aggiungi up. Riscontro. Quindi just finished. Appena finito di avere il riscontro. Donazioni. Ok. We finally raised enough. Siamo cresciuti abbastanza. To rescue all the spiders inside the ruins. Okay. Ah, perfetto. Ora possono salvare tutti i ragni. Bello. Be able to afford 4 paia of stylish heels for every spider. Ah, perfetto. Quindi dai le scarpe a tutti. No. No, i heels sono i tacchi. I tacchi. Andiamoci c'è Toriel. They're frisk, Undyne and Papyrus want to cook something together with me. Sans is telling me that they are excellent chefs. I'm excited. Beh, se non maybe non if you're lucky, Undyne. You can have some. Ne puoi avere qualcuno, ovviamente. Vedo l'ora. Maria! Arrivo. Che succede? Ce la fai? Ok, speriamo non si tiri tutta l'apparecchiatura. Oddio, sto sudando freddo. Sto sudando freddo. Oddio, già solo il fatto che ti sei appoggiata. Va bene, è andata bene per questa volta. Qui c'è la mummia. Vieni qui, mummia. Vieni qui, mummia. Vieni qui, mummia. Vieni qui, mummia. Guardate la mummia. Guardate la mummia. Allora. Ma sì, buttiamocelo un salvataggio. The smell of Cobus fills the air. You're filled with determination. Messaggino. They're frisk. If Sans and I started a band, do you know what we could call... No, ti prego non dirlo. Dreamur and Femur. Perfetto. Era una battuta. Do not refer to me as a Dreamur. Ah, addirittura. Quindi lei non vuole neanche essere chiamata Dreamur. Ce l'ha proprio con il re. Chissà se alla fine riusciranno a far pace. Chi lo sa? Messaggino, giusto. Their frisk and is very strong. Papyrus made a bet with her that she could not lift everyone here up. She could. The only trouble is that she did not know how to put everyone down. Va bene, va bene.
ma qui ci mettiamo 2 giorni per capire come tornare indietro. No, dai, che siamo stati bravi. Questo qui è ancora qui con la ciambella. La superficie won't buy any donuts from spiders. That's my resolution. Ah sì, perché è disperato che ha speso tutti i soldi per comprare la ciambella del ragno. E si è fatto inciappettare, poverino. Allora, left, da left 3 scendiamo a left 2. E andiamo verso right 2. Poi da right 2 scendiamo a right 1. Così via. Da, messaggino. The Frisk, Alfie is telling me many interesting facts about the human world. Quite a few of them are wrong. Frisk, you did not tell her anything funny, did you? Va bene. The Frisk, I heard that playing video games for too long is bad for you. Perfetto, grazie. Meno male che abbiamo iniziato da poco, giusto un'oretta. However, I've not seen you playing video games at all. Infatti, io non ho mai toccato un videogioco nella mia vita. You must be very healthy. How nice. Perfetto. Lulu, sei disperata? Ti manca la mammina? Allora, vieni qui. Saluta. Vai, ciao. Allora, qui dov'è che dovevamo andare? Qui cosa c'era? Non mi ricordo manco che c'era qui. Ah, le bombe da disinnescare c'erano qui. Sì. Sci, le bombe da disinnesco. Non mi ricordo se ho mandato il messaggino. Ma lo rimandiamo. They are Frisk. I think I may have to turn off my... Ah, addirittura. Your friends are all very lovely people. I think I will spend this time getting to know them better. Be good, right? Sincerely, Toriel. Come? No, non ci credo. Cioè, tutto sto casino e mi ha spento pure il telefono. Strano. Quindi, se io adesso vado qui, nessun messaggio, nessuna chiamata. Va bene. Risparmiamo tempo. Oh, e questo qui è nuovo. Mister Mollaccione, non l'avevamo trovato prima. Wonder if any humans would wanna be my friend. That never happen. Va bene. Dentro tu. I'm too spicy to have any friend. Salta quando gli parliamo. Sì. Vabbè, forse perché era da parecchio tempo che non passavamo di qui. Quindi semplicemente mi sa che non l'avevamo visto. Microonde. Topo. Messaggio. Nulla. Andiamo avanti. Va bene, qui dovremmo essere arrivati adesso al right 2. Messaggino. Nulla. L'aeroplano, sì, c'era già. Human, you're leaving. I have something to say to you. Admittedly, I may have had limerent feelings for you before. However, upon examining my own actions, I now realize that I did not love you. I was merely infatuated with the concept of love. The idea of romance, the concept of sharing affection with another, through these desires, I built a false concept of you in my head. Perfetto. Such a relationship would not have ended well. In closing, I believe it is better than I choose to say nothing. You idiot. Perfetto. Cioè, un casino per nulla. Ma chi te l'ha chiesto tutte queste cose? Ma campavo lo stesso benissimo. Allora, sai che Toriel ha spento il telefono? Vedi quello con lo dog nel buco? Hai ragione. In che senso ha spento il telefono? Spento il telefono perché voleva conoscere meglio Sans e Papyrus. Okay. Quindi spegni il telefono. Sì, è così finita. È lei che manda messaggi a noi, ci rompe. Invece è finita così. Okay.
Allora, questo ce l'ha ancora con l'hot dog. Questo qui pure. But the hot dog guy never come back. He said today was fine. Count your blessings even if you don't get the second hot dog. Ma io te lo darei pure il secondo hot dog, ma non me lo chiedi. Sono nell'inventario. Right 2 fatto, andiamo a right 1. Messaggino. Ma tanto non ci risponde perché il telefono è spento. Dov'è? Dov'è? Infatti. Cioè non ci risponde, non ci cerca. Siamo già lì comunque, sì. Outland. Sì. Ora passiamo dalla cucina e andiamo al laboratorio. Non so se dare un'occhiata a ste cose, ma non penso. No, con le persone è l'unica cosa. Di qua non possiamo fare il giro, quindi dobbiamo prendere l'ascensore e andare dall'altra parte. Passiamo. E siamo al laboratorio di Alfie. Le Outland si può dire l'abbiamo finita. Potevano sbloccare la corsa a fine gioco. Left first floor. Comunque in bagno fa freddo. Ed era tutto chiuso. Ottimo. Avete capito? No, siccome la finestra era chiusa. Gli spiriti. Ma che spiriti? Gli spiriti. Oh, quel sacchetto viola? È il cibo per cani. Sempre stato lì. Ora non si può più accedere al laboratorio di sotto, vero? No. Sai, pensavo di sì, però forse è meglio così, risparmiamo tempo. Qui è tutto per com'era. Tutto per com'era, tutto uguale. Niente, possiamo andare a casa. Quale casa? Là. Là. Di qui chi c'era? Non ricordo. I messaggini. Qui c'era un altro vulcano, guarda. Ce ne sono tanti. Libertà. Feel so spicy. Riparliamo. Scusa, devo controllare un po'. Controlla tutto quello che vuoi. Ok. Qui c'era il testo, quello delle porte, credo. Peccato che non si può cambiare canzone. Comunque fare tutta l'ultima partita con sta canzoncina, poi a lungo andare magari stufa. Invece era bello se potevi scegliere un po' tu. Oddio, ci farò mai questa parte. Ma vabbè, qui ci sono le porte. Ma questi qui. Questo qui è nuovo. Chi è questo? No, era quello là all'interno. Perché erano tre che erano tre fuori. E poi di quei tre uno era dentro, che voleva risolvere l'enigma. Non ricordavo. La barriera è aperta. So we don't have to go. Non c'è bisogno, andiamo a lavorare domani. Today we are started as co-workers. Who knows what will be tomorrow? No, ho sbagliato. Tu? Questo qui? No, c'erano pure tutti e due questi. Not a place to loiter on the surface, I bet. The barrier is open now. The school has to be cancelled, right? Tutorial, nulla. Nulla. Di qua dove andiamo? Se andiamo su. Entriamo in questa. Ah, ok, quindi lì non ci devo andare perché torno indietro. E devo rifare il giro. Quindi qui torniamo giù. E questa parte l'abbiamo finita. Oddio, non vedo l'ora di arrivare a Snowdin. Quelle due cose che ho visto già. Ci
c'ho l'acquolina in bocca. Ma guarda che sembrano tristi questi due tubi qui. Sì, è vero. Anche quello lato. No, sai quello lato perché? Torna indietro. Non posso. Perché? Che, c'era il tubo di sopra che lo stava mangiando. Perfetto. Meno male che non sono tornata indietro per sentire dire questa cosa. Oh, guarda, un altro cono. If we live, no one will really ever know. Esatto. E nessuno voterà Kisha, nessuno vuole saperlo. No, ho sbagliato. Bravo. Ok. Se e anche questo abbiamo fatto. Smetti! Per essere sicuri. Ok. Va bene, ritorniamo al laboratorio di Alfie e andiamo dall'altra parte. Che per il resto abbiamo fatto tutto qui. Sono le zampe, non vedi che ne ha due zampe gialle, due rosse? No. Là. Mamma mia, quanto tempo è passato dal primo giorno in cui siamo entrati qui. Da lì abbiamo iniziato che a scoprire nostalgia. Tutto. È vero? No. Già da contorno l'abbiamo iniziato a scoprire le cose. Quanto mi riguarda. E adesso andiamo verso Waterfall. Tu che ci dici? Ok. I'll be able to have a nice drink on the surface. Non lo vuoi da me? Non lo vuole da me. Qui non c'è nessuno. E adesso andiamo verso Waterfall. Yeah. Ma perché io cammino verso di là e mi sono ritrovato all'improvviso? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Lo scontro con Undyne. Il cubo! Questo cubo. Bah. Toriel, un aiutino? Assolutamente no. Undyne, Papyrus? You again? Bah, I don't care about going free. Non mi importa di essere libero. Do you think humans could appreciate the details of classic puzzle? Sì. Ad esempio questo. Prova a cercarlo, perché voglio saperlo se si può aprire questa cosa. Ma cosa scrivo? Prova a cercare Undertale. No, puzzle, cube puzzle. Nel frattempo vado avanti. Nulla tutorial. The prophet angel. The one who has seen the surface. The angel. The one. L'unico che ha visto la superficie, che era Azrael, che è uscito. The will return, ritornerà. Nell'underground will go empty. And then will go empty. Si svuoterà. Sì. You're pissing conversation. Sorry, just, va bene, questa qui è solita conversazione. Le due che avevano un sogno. Qui c'era un piccolo cieco, se non ricordo male. Esatto. You're not gonna tell my father, allora, va bene. Ma cos'è che appare? Waterfall, il cubo, il fatto del cubo, non uscirmi con il corpo. Invece qua scritto, non ho trovato nessun modo di interagire con il blocco. Vabbè, ma tu devi vedere sulla wiki, fai prima. Se trovi la soluzione la trovi sulla wiki. Sulla wiki? Ah, c'è proprio... Vedi il Undertale fandom, quello di là.
E lì nella ricerca metti Cube, vedi cosa ti trova. Allora, di qui dobbiamo passare dal Temmie Village. C'è la ricerca qua. Sì, certo, c'è, cioè, per forza ci deve essere. Cube. Ma solo Cube puoi cercare, tanto tipo trova 10.000 risultati. Temmie Village, vabbè, Tammies, figurati che ci dirà qualcosa. Very good. Very good. Ah, dicono tutti la stessa cosa. Sono liberi. Sono liberi. Quello dell'uovo. Non succede nulla, non si schiude l'uovo. Solo che è quello allergico. Non fa nulla. Dopo il funghetto. Mushroom dance, mushroom dance, mushroom dance. Non c'è nulla. Va bene, non ci sarà nulla allora. Il negozio. Potremmo vendere qualcosa, ma manco cosa dovremmo vendere, sinceramente. Last Dream 250. Team Pay for College, Team Pulse Higher Education, addirittura gli paghiamo il college a Team. Talk, ma perché dovrei, perché devo parlare, non ha senso parlare con questi. Attenti, ma è quel paese, Timmy. Tammy, Timmy, Tommy, o come cavolo ti chiami. Ok, anche questa parte è fatta. Forse Waterfall è la parte più breve. Sì. No, Snowdin è la più breve. No. Perché è più lineare. È una strada e basta. Qui invece comunque ti puoi perdere. Fra la discarica, Timmy Village. A parte con la cipolla gigante. No, oddio, è vero, vediamo cosa ci dice. Oh, adesso. Cavoli, dai, te lo sei ricordato adesso. Vende sempre le stesse cose. CT, Crab Apple, Torn Notebook. Talk, Fluffy Buns, why? Perché? Ok, me lo sono ricordato. Finalmente. It was the monthly address at the castle. Quindi it was the monthly address the castle, and the queen was giving her part on current events. Quindi it was the monthly address, che vuol dire? L'invito mensile al castello. Ok, was giving her part on the current events. After finishing her update, she moved to pass the microphone to the king. Okay. Mm-hmm. However, she didn't realize the microphone was still in her hands when she said, "Your turn, Fluffy Buns." Quindi tutto qui. Hanno tutti iniziato a ridere. What she has said, she started laughing too. Anche lei ha iniziato a ridere. After a few moments, the king held up his arms. The crown gets sealed. Grew silent. Grew silent. Okay. He leaned towards the microphone expression. Dear citizen, thank you for coming here today. I, King Fluffy Buns. Ah, pure lui ne ha approfittato, dai. E il resto è storia. Alla fine. Quindi Asgore è una capra. Capra? Attualmente. That reminds me. Toril once wore a flower. Patroned, mumu, che vuol dire? Attualmente war è indossato. Ok, una... un vestito a macchia. Sì, tipo mucca. Fiori. Flower patterned. Ok. Folks keep saying nice mumu to her, but she keep thinking they were calling her a cow. But she kept thinking they were calling her a cow. So she never wore it again, e quindi non l'ha più indossato. It's a real interesting type of monster, the strongest type of all. Quindi il tipo più forte di tutti. Lo chiamiamo il boss dei mostri. When they have
an offspring, the soul power of the parents flows into the child. Quindi, when they have an offspring... Cosa vuoi? Niente. Quindi, quando hanno dei figli, il potere dell'anima dei genitori fluisce all'interno dei figli. Causing the child to grow as the... Quindi, i figli crescono come i genitori. Ma Asgore non ha avuto bambini. Come non ha avuto bambini? So, he's been stuck at the same age. No, scusami, come? Non è che stai dicendo? Certo che Asgore ha avuto un bambino. Che stai a dire? No, no, non può essere. Cioè, but Asgore doesn't have a child. Sì che Asgore ha avuto un child. What if the child is a human? What? Ma non può essere un umano il figlio di un mostro. Infatti non può funzionare. So, if Asgore's your father, he'll definitely outlive you. No, allora, ripetiamo. Got, actually, questo è quello che mi ricordo al momento. Toril una volta indossato il vestito, ma non mi interessa. E infatti noi parliamo di, sì giusto, di Asgore. È veramente un interessante tipo di mostro, il più forte di tutti, lo chiamiamo il boss dei mostri. Quindi quando loro, when they have an offspring, quando loro hanno un figlio, sì. The soul power of the parents flow into the child, quindi okay. L'anima dei genitori fluisce all'interno dei figli. Ok. Causando the child, al bambino, la crescita as the parents age. Quindi il bambino cresce e diventa praticamente il genitore. Cioè non è che diventa il genitore, diventa grande quanto il genitore. Sì. Perché l'anima passa dal genitore al figlio. Ma la parte di dopo non ho capito. Ma Asgore non ha avuto figli. Non ha. Non ha un figlio. So he's been stuck at the same age. Quindi lui è rimasto alla stessa età. Non lo capisco. O non ha avuto un'infanzia. No. Childhood è infanzia. Infatti. Cioè, questa cosa mi fa pensare che child è proprio come se fosse bambino, persona. Non ha avuto un bambino persona. Non penso. Inteso come figlio sarà child. Oh, se non è sto vecchio. Stuck che vuol dire? È incollato. Ok, quindi è bloccato alla stessa età. Sì. Non l'ho capita sta cosa. Almeno che non è perché ha perso il figlio troppo presto. L'unica cosa che mi viene in mente. Però da se legarcela al dito. No, non lo dice così. Lui dice proprio non ha un bambino, non ha un figlio. Doesn't have a child. Asgore non ha, come è possibile? Doesn't have, non ha, ed è presente, non ha un bambino. Almeno che è inteso come se l'ha perso. Esatto, quindi al momento non ha un bambino. Esatto, perché magari col tempo il potere del padre passa al figlio. Aspetta, so he's been stuck, è incollato, appunto, quindi si è stato bloccato a... Sbin è stato bloccato alla stessa età. Ok, quindi perché ha perso il figlio. Perché ha perso il figlio, ok. Outlive? Che vuol dire? He'll definitely outlive you. He will definitely outlive you. Quindi sopravviverà a te. Ah, vabbè, certo. Perché lui ha detto se il figlio fosse un umano, lui ha detto è impossibile, non potrebbe funzionare. Se Asgore fosse tuo padre, comunque lui sopravviverebbe a te. Quindi tu moriresti, lui no. Ok, chiaro. Quindi col tempo il potere del genitore passa al figlio. Questo qui. Asgore e Toriel. Toriel era la regina, Asgore il re. È stato tragico perdere Toriel. Quando lei se n'è andata, when she left. She was really the brains behind the throne. Lei era il cervello. Vero cervello dietro il trono. But it was a tensy bit relieving, you know. Tensy.
da un ragazzino. Peter Living, non so cosa sia. Abbastanza rilevante. No, non lo so, sono così. But it was also just. Ah, ma. Quindi sta dicendo me era solo una ragazzina. Sì. Sì, sì. Una ragazzina bit reliving, reliving, quindi sì, un po' più sveglia, diciamo, sai. Entrambi erano veramente insufferable together. Sufferable. Quindi erano imbattibili insieme, sta dicendo praticamente. Sì. Nuzzling noses being all cute and cuddle in public. Ok, si mostravano quindi comunque their children coccolosi. Mm-hmm. Imbarazzando i loro bambini. They were so sweet it made me sick. Erano talmente dolci da farmi sentire male. Grazie a Dio questi giorni sono finiti. Cattivone. Già. E Undyne? Undyne, she's really come a long way since she was a little urchin. Arcin. Arcin, che cosa? Non lo so, sarà tipo se è una sirena, per ora prima della sirena cosa Bonella. C'è? Bonella. Ok. Nulla a che fare. Quindi Undyne, she's really come a long way. She's really come a long way since she was a little urchin. I used to be a hero myself back in the old days. Garson, the hammer of justice. Oh, sì, Madonna, sicuramente. Quindi sì, comunque ora sappiamo che lui si chiama Garson. The sì, hammer of justice, il martello della giustizia. When she was younger, Undyne would follow me around to watch me beat up bad guys. Lo seguiva, andava preso a lui. Possiamo sicuri che è una tartaruga? Sì, penso di sì. Che deve essere? Dovrebbe essere un guscio con l'olio sulle spalle. Sometimes she'd even try to help. Though most of the time the folks she attacked weren't bad guys. It'd be the mailman or something like that. Folks, she attacked the wearing bad guys. The folks è la gente. Mm-hmm. And io apprese it. Perfetto, vabbè, dai. Ci ha detto due fesserie, nulla di sconvolgente, ci ha dato questa cosa in più. Sì, perché in pratica noi siamo ritornati soprattutto da lui perché ci doveva Bagna raccontare il fatto che. Immaginavo sarebbe stata una stupidaggine. A posto? Vuoi dell'acqua? No. Ok. Ci doveva raccontare del perché lo c'è chiamano Fluffy Bunny. No, è più avanti, amore. No, era anche qui. Ma ora non sarà più neanche qui. Allora, andiamo in market per parlare di cash now. But you know, home is where the heart is. Snail. It's a snail. Cosa che dicevo di Tori? Dai, snail! You wonder if Tori has a snail. Sì. Ah, a proposito di Tori. Ancora nessun messaggio. Ma penso ce lo dirà. Arriveremo in una stanza e Tori ci manderà un messaggio. Oh, guarda chi c'è! Mettaton. Avevo ragione. Cioè? Il fantasmino che viveva qui è diventato Mettaton. No, Mettaton. Eh già, avevo ragione. What Undyne says I, then tell her I say something cool. Human, I'll never forget when you cheered me on. When I was pretending to sleep. All'inizio del gioco, mamma mia. No one had ever had so much faith in my fake sleep. Also, this is awkward. But what's your name? Everyone seems to know it now, except me. Seems like I've been missing out lately. I was just sitting at home listening to tunes. Ah, certo, quindi non l'ha sentito. There was a flash of light outside my window. La barriera, non ha capito niente. I saw the snails on the farm disappear, then I heard a knock at the door. The flash of light wanted to come in. I closed the blinds. Oh, the blinds. Now everyone knows your name except for me. Frisk. Okay, oh. I won't forget. Tanto sarei già dimenticato. Your name? Esatto. Frisk. I didn't forget. Because I cried the letters into my hand. Quale hand? Che non è niente. Oh no, I'm going to forget your name. Oh no, I'm trying to cry more tears into my hand. Oh no, the tears are half
forming a big pile. Oh no, your name's getting really long. Perfetto. Vabbè, comunque, insomma, su Scurdao. C'è la stessa cosa, perfetto. Va bene. Dentro non c'è nulla. Dentro qui c'è nulla. E finalmente, caro il mio Metaton. There you are, Frisk, darling. Feast your eyes. Dr. Alphys completed the wonderful new body. Oh, and did you hear? The barrier is open. Esatto. I can't wait to see the sun, the greatest spotlight of all. Oh yes, I suppose I should thank you too, darling. Esatto. Before fighting you, I had forgotten how fun it was to perform with others. So I've been searching for hot talents to fill up my upcoming troupe. So far, Shiren's agreed to be my backup singer. Shiren? Chi era? La sirena. Quale? Quella timida. Shy. Ah sì, sì, il mostro si chiamava Shiren. Napstelbuk here will be my sound mixer. Ah, sarebbe il fantasmino forse. Mi sa di sì. Napstelbuk. The three of us performing together. It really feels overdue, doesn't it? Can you help me with something? What kind of merchandise do you think humans would want to buy? I thought of a few ideas so far. Buttons with my face, stickers, CDs, poster, t-shirts, underwear, and plush doll of Toriel. But you know, with my face instead of hers, obviamente. So what do you think? A yes or no prompt was not provided. Perfetto. Fabulous, I completely agree. Grazie. Why don't you go see how Alphys is doing? Since the flash of light, she's been working hard to set everything right. Ma dove? Boh. Io non so dove sia Alphys. Nel laboratorio non c'era. Ok, ci manca la casa di Undyne che è qui. Che prende ancora fuoco. Quindi non possiamo entrare. Il fantoccio, vediamo se ci risponde. So you helped get us all free. I guess I really acted like a dummy to you. Non possiamo fare nulla. Solo il fuoco vive qui adesso. Giù cosa c'era? La papera. La discarica. Perfetto. Beh, speriamo che lo troviamo qui, Alphys. Anche se Alphys è lì che ci aspetta. Lo dobbiamo trovare. No, ma infatti. Qui che possiamo trovarlo allora? Nessuno in teoria, però qualcuno ce lo troveremo secondo me. No, tu dici? Uno c'è sicuro, con la specie di mostriciattolo che faceva le pulizie. Questo. E ancora quello c'è. Nient'altro. Don't drag your dirty feet near. I just cleaned this trash. Mi sembra giusto. E io invece lo faccio. Guarda come sporco tutto. Guarda. No, speravo di trovare qualcuno dentro la discarica. Era un buon posto. Va bene, diciamo che la waterfall è piuttosto scarna. Sì, hanno messo Metaton, però nulla di interessante. Certo, così abbiamo avuto la conferma che quel fantasmino fosse davvero l'identità di Metaton. Ecco, che diciamo, qualche mistero della storia, bene o male, diciamo. Sì, ma secondo me le rivelazioni le avremo quando torneremo all'inizio proprio del gioco. Secondo me lì succederà qualcosa. Va bene, ci vediamo domani mentre aspettiamo che la paperella arriva dall'altra parte. Fa freddo. E copriti. La schietta è sempre la stessa. Yes. Mister Cipolla. Beh, qui mi... Però che bello andare in giro senza incontrare nemici. Qui non c'era nulla, mi pare. C'era la parete. Ecco cosa devi cercare pure. La parete devi cercare. Quale parete? La parete segreta. Col vestito. Quella che si apre con il vestito Party Suite.
perché dubito che riusciremo ad aprirlo. Sì, ma non puoi scrivere così. Qui c'è Mr. Cipolla. Ok, quando siamo a Waterfall? Sì. I've been wondering when we are gonna go free. Since if I would, I ever know. Well, I'll keep my tentacles out for you, yeah. As soon as I know, I'll be the first to tell you. Oddio! Ma chi sono questi? Non posso parlarci. It's good to be with my sister again. È bello essere di nuovo con mia sorella. Questo è uno degli spiriti che abbiamo liberato dal laboratorio di Alfie. Infatti quello mi ricordava. Part of me wants to see my new brother Aaron. But most other parts of me don't. It's good to be with... Vabbè, ripeto la stessa cosa. Oddio, che strano questo pesce. Da dove è venuto fuori? Sarebbe del wishing room? No, wishing room è quella dove siamo adesso. Non so come dirtelo, aspetta. Se ci arrivo davanti vediamo. Tanto qui sono quasi al punto morto dove poi devo tornare indietro. Comunque tu hai messo Secret Wall. Si è trovato solo quello. Scusa, metti tutti Waterfall puzzle. Sì, magari ti dà l'elenco dei puzzle di Waterfall. Quindi andando avanti qua c'è la strada chiusa e si torna indietro, mi pare. Allora si può fare, cosa dice? Come on this way to see my facts. This really says something. Non c'è nulla. Vedi che lì c'è pure un corridoio con quel fiore, che ci sarà un modo per arrivarci, ma chissà da dove. Non ci sono qui aperture, non c'è niente. Allora, qua c'è scritto upon touching the box. Regardless of which angle the box is touched. The Elder Puzzle. Complains that the protagonist is washing the box wrong and says, but never mind. When spoken to, touching the box again after this just caused the elder puzzle to shoot back. Non ho capito che hai detto. Si dice in pratica che quando si spunta il tizio là, tu devi toccare il punto. Appena never mind, touching the box again, after it just caught the elder puzzle to shut the box, non ho capito, ma non, qua non parla di risolvere,
Qua parla di conversazione. Anche lì, chissà se c'è un modo per andare lì. The Wishing Room, Wall Pad, là è la stanza del muro, no? Non lo so. Sarebbe, è a puzzle located in north of the Bridges in Puzzle Room. Non te lo so dire. Ma non c'è una foto. Vabbè, ora appena ci arrivo te lo dico il messaggio che dice quando tocco quel muro. Okay. Magari cerchi il messaggio poi. Tanto ci sono quasi. Qui ci sono già andato. Non ricordo, penso di sì però. Dove c'era l'erbetta, sì. Ok. Allora, spero che devo andarmi a ricordare dove era. Qui? Sì. The gems on the southern wall shine in a spectacular pattern. Questo qui cerco. It's a nice thing you can see the southern wall from this angle. Adesso cerca su Google proprio questa scritta. The gems on the southern wall. On the. Se guardi nello schermo lì c'è la scritta. Non insultare la mia tastiera. Beh, naturalmente basta scrivere solo questo, c'è bisogno di scrivere tutto fino in fondo. We can go and see the real stars now, but I still don't know. Esatto. E che dice? Dire che non ho saltato grandi cose, va comunque bene. Beh, il fatto è che una volta Undyne ci ha parlato di questo, di questa entrata segreta in un muro nelle waterfall che si apriva solo se indossavo un vestito particolare. Però non saprei dirti come provare a cercarlo perché non mi viene in mente un qualcosa. Non so, non c'è lì un elenco di tipo di tutti gli enigmi? Dei waterfall puzzle? È questa. The rock puzzle? Li abbiamo fatti tutti? Allora, the rock puzzle è... Sì. Questo. Sì. Poi the bridge puzzle? Sì. Fatto. The protagonist puzzle? Non so cosa sia. The protagonist must press 2 upon... reaching the northmost wall in the wishing room to open the path. A clue to this is given when the protagonist checks the... Sì, ok, l'abbiamo fatto. Piano puzzle l'abbiamo fatto. E quindi rimane quello del box. Prova a tradurlo, vedi che dice. Poi fai un copia e incolla del testo. Questo qua è diventato ricchissimo. Sto meno qui. E di qui dobbiamo andare giù e siamo praticamente a Snowdin.
Timidez me, the surface, Timidez me, the internet. Dopo aver toccato la scatola, indipendentemente dall'angolo in cui viene toccata, l'anziano Puzzler si lamenta che il protagonista sta spingendo la scatola in modo sbagliato e dice, bah, non importa. Quando si parla, toccando di nuovo la scatola, dopo questo, l'Elder Puzzle grida, bah. E basta. Te l'ho detto che è semplicemente una conversazione. Ma, stronzi. Tutti. Va bene, anche anche le waterfall le abbiamo finite, allora. Diciamo, le waterfall sono state tanto piatte, nulla di nuovo. Ora si torna a Snowdin. Oddio, è morto. Ui. Ma intanto non interessa perché dobbiamo andare di qua. Qui non possiamo andare, vero? La scorciatoia di Sans. Spero tantissimo di poter entrare nella stanza di Sans. Ricordi? Sì, ma secondo me non lo puoi fare. Spero di sì, dai. Snowdin! Siamo quasi alla fine del nostro viaggio. E ancora. Snowdin è cortissimo. Non siamo mai entrati qui dentro. E non ci entreremo mai finché non facciamo la genocide. Vabbè, qui ormai non c'è più nulla da fare, ho completato tutto. Bello, Bruttissimo. Qui non c'è nulla. Stanza di Papyrus. Nulla. Armadio. Nulla. Perché non c'è musica nella stanza di Papyrus? C'è musica dappertutto e poi nella stanza di Papyrus no. Non puoi entrare. E che palle. Che strano che non c'è musica qui dentro. Ma molto 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 strano. No, guarda, no. Sono tutti qui. Ma che ci fanno lì fuori? Ad accogliere lui. Lui chi? Ah, quel mostro che abbiamo visto è una delle anime del laboratorio. Sì, mi sa che le anime sono uscite dal sì. Laboratorio. Inganamorphous shambling family members, great. Infatti ora è membro della loro famiglia. They're always moving so I can see them 100% of the time. All our parents have been combined into one horrible being. Sono tutti i loro parenti combinati, che bello. E cerca a sto punto anche gli enigmi di Snowdin. No, perfetto. Bye bye. Snowdin. Sì. Welcome to the library. This is the last day. We'll be open, so make as much noise as you want. Fai tutto il rumore che vuoi, che carino. Oh my, there is so much news to report. I don't know. E non so da dove iniziare. How about this headline? Monsters go free from the underground. Ah, questa qua la scrive il giornale. Top 10 most people to believe to go free from the underground. This will be our newspaper's last use. Why don't we just put a big D end on the front and call it a day? Carina come idea. The greatest struggle of my life is over. I just solved today's junior jumbo. Dicevi? Cioè, l'invisibile elettrico di Maze. Sì, fatto, certo. Sì, sì. Sì. Snowman non l'abbiamo ancora fatto. Quello lì. Questo? Quel Monster Kids World Search. Che cos'ha? Non ricordo quelle immagini di lì. Hai ragione. Hai ragione. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Quello di Papyrus che ci voleva prendere in giro. No.
Che succede? Dobbiamo passare dai spaghetti. Ora ci passiamo. Oh, we are free. Finally I'll be able to stop smiling. Looks like I don't have to worry about cracking jokes anymore. I was going to say a joke here, but I really don't have one. Real bias? Oddio, si è svuotata perché tutti i cani sono fuori. I wonder if the overworld has hot guys and net drinks. Oh, I'm ready. Soon I'll be able to try some human food. And then I guess I'll try a human bathroom too. Hey, people won't have to move in from the city anymore. Seems like we won't have to lose our local culture. Except we're all moving out of here. Oh well, guess it can't be all punk punches and punk cream. Ma perché Toriel ci ha abbandonato subito? Good job. Oh, parla allora. In the end I never caught any girls on my fishing line. So kid, take it from me. Don't try to catch hot people with a fishing rod. Somewhere you hear a whinny of dismay. Ma io con chi ho parlato? Col padre? È il figlio? Io col figlio io a parlare. Ma allora il figlio gli dice... No. Wow, a brand new word. I might not get to translate for... vabbè. Buongiorno. I might not get to translate for grill by anymore. Which is fine, since I was actually just making up what he was saying. Questo non dice niente. E finally ha finalmente vinto un gioco, una partita contro se stesso. Wow. I heard Dr. Alfie told the king and the queen the awful things she'd done. The king felt so bad that he didn't know. He gave her a big hug. Then the queen fared her. Now we don't have a royal scientist anymore. That's politics. Bimbo Lampadina gli dice: what's up? I've been kinda doing some thinking. Maybe Undyne isn't actually as cool as we thought. Forse Undyne non è così figa come pensavo, come si pensava. She's just kinda mean. But yo, I just found out about someone way cooler. Chi è? Papyrus? Sans? Non ce lo dice. Qui ancora questi regali. Non vedo l'ora di far vedere la nostra tradizione agli umani. That kid over there told me that it's weird that I have a pet bunny. First, there'd be nothing weird about it. It's cute. Second, what? It's normal to walk your younger brother on a leash, right? Cioè, alla fine del gioco scopriamo che è suo fratello. Perfetto. Vedo giant shambling. Amalgamate sword. Ma quindi dentro questa casa non ci entreremo neanche. Che scatola che devono arrestare tutte queste cose così. Snowdin Inn is shutting down. Anche Snowdin Inn sta chiudendo. E ora riesce senza capace. C'è qualcosa di nuovo? Che è successo? It happened to you, right? There was a strange flash of white light. Then I felt my body being pulled into something. Then suddenly everything was back to normal. Tutto qui? L'altro? Human? I heard that it was all cause a human come through here. A human? I can hardly believe it. Well, if they decide to stop in, I'll be sure to give them a hero's welcome. Certo, nessuno si era accorto che noi fossimo un umano. Complimenti a tutti. The ruins have been opened up. And get this. They were opened from the inside. Apparently the queen had been staying inside. Therefore God knows... Therefore God knows how long. Pretty unbelievable. Well, I suppose I'll move my store to the overworld. I haven't planned much more than that, I'm afraid. Vendo qualcosa di nuovo? No, solita cosa.
va bene. Fin qui non sembra esserci nulla di... di capo. Secondo me qualcosa succederà appena arriveremo all'inizio delle, sì, delle rovine. Basta. È il pupazzo di neve. No, non ci parlerei neanche con questi. Tanto secondo me mi sono... perfetto. Infatti, che ci devono di... ah, ma prima di arrivare di là c'è la porta sotto. La porta di sotto, cioè. Che bello. Tanto lo so che non si aprirà. Tanto lo so che chiusa e richiusa rimarrà. Però c'è anche la musichetta qui adesso. Perché solo nella stanza di Papyrus non c'era la musichetta, vedi? Cosa vedo? Che è una porta chiusa e basta, non si apre. Hai trovato questa? No. Allora, qua dove siamo? A Snowdin. Sì, ma c'entrano sti funghi, sicuro. Guarda se c'è qualche altro pezzo prima di Snowdin, ma in teoria credo sia, faccia parte di Snowdin questo pezzo. Vai indietro. Azzo. Prima di Snowdin cosa c'è? Le rovine? No, per forza Snowdin deve essere sta parte. No, è per forza Snowdin deve essere. Scrivi Secret Door Snowdin. Vedi cosa ti trova. Che è troppo strano. Cioè ci deve essere qualcosa in questa cavolo di porta. Non può essere così. Ma scrivi anche su... Google, perché così non capisci niente, perché non sappiamo come si chiama, è un nome gli diamo così. Secret Door Snowdin. We are all free. Ok, I'll stop lying around. Does that do no? Probably doesn't, does it? Eccolo lì. Mysterious Door. No, non è sotto. Ok. Sì, ok. Main story, geography, features. Light can be encountered in this room before fighting Papyrus. To open this door, the protagonist must dodge all the name. Cioè devi aspettare che finisce la partita. Devi cercare di non colpire i nomi delle... Tu clicca su Undertale Kickstarter. Give me all your money. Papyrus. The Undertale Kickstarter was a crowdfunding campaign for Undertale that was initiated by Toby Fox. Non lo so, vedi se riesci a capirci qualcosa, vitamina. Alla fine del alla gioco, fine, proprio fine fine. I nomi del creatore, okay. Non lo so, non ho capito, però avevo letto l'altra volta e stavi confermando. Ok, va bene. Comunque sono lì dove c'è il topo a momenti, I spaghetti là. Cioè, che casino per aprire una porta del genere, oh, ti rendi conto? Toriel ci ha sempre mandati a quel paese. After all this time, you're still thinking about my hat? Please? Sì, fa schifo il tuo palopi. Ah, che devo fare?
Seems like something tried eating it and just gave up. Sono tiepidi. Non sono più freddi. Perché ho scelto la partita pacifista. It's an unplugged microwave. All of setting size spaghetti. Chi? Vabbè, non c'è altro. Tutto qui. Ma di la temperatura degli spaghetti. Va bene. Ma che ti vuoi? Ho inventato io il gioco. Va bene. Io pensavo ci fosse finalmente il topo che esce dalla tana, disgraziato d'un topo. No. Gli spaghetti. Gli spaghetti tiepidi. Poi come... Ecco, l'ho trovato. Perfetto. Oi oi. Ce la faremo, ragazzi. Da fare qua. Oh. Oh, aspetta che ce l'ho. Aspetta che ce l'ho nel qui messo da parte. Dov'è? 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 Non ce l'ho. Certo che ce l'ho. Non l'ho usato. Potete di dream dog residuo. Porca miseria. Snowman peace. No. Sì. Ce l'ho. Però, I can feel that that piece of me has been well taken care of. The barrier has opened up. Then, if it's not too much to ask, could you take that piece addirittura? I would really appreciate it. Cioè, tutto qui, non lo rivuoi. Non mi dai nient'altro. Ma appena esco fuori si scioglie. Anzi, è già tanto che non si è sciolto nelle Outland. Vabbè. Che c'è un'altra parte ancora dopo la fine dei titoli di coda? Perché si deve aprire la porta e devo tornare da lui? Non lo so. Vabbè, e ritorneremo. Qual è il problema? Sì, questo qui era l'altro mostro. Che era l'unione di tutti. The doc... Docta. The docta. Alfie. She brought my wife back from the dead. My son, he seems happy again. Our family is bigger than ever. Now that my wife... is combined with 16 other people. Ma perché parla così questo mostro? Perché sono gli uccelli, capito? Ah. Mamma deve uscire. Come, per favore? Ripeti. Non ho ben sentito. Mamma deve uscire. Mind with other people now. But she's still my mom. And that's cool. Cause we are made of ice and stuff. What? It's a joke! Laugh at it! Va bene. Bella gente, Snowy. Ok. Ah, poi c'è pure questo discorso di qui. Che rimarrà pure così. Non lo scopriremo mai la canna da pesca. Che? No. C'è la solita cosa, c'è la foto. Io sono il line back out. No, io. Scusami. All the attack to the end is a note. Never mind, guys. Ah, è diversa. Prima c'era la foto col numero di telefono, ora c'è un bigliettino che ho scritto non importa. Vero, però. Sta lampada si può accendere? No. Ok, ma ritorniamo nelle rovine. Perché comunque il fatto che tutti ci abbiano detto torna indietro, fidati di me, fatti un giro, torna indietro. Non ti hanno detto fidati di me. Tutti. Nessuno. Tutti dall'inizio dicono fidati di me. Cos'hai? Cosa ho scoperto? Che se noi all'inizio dicevamo a Papyrus la verità su come eravamo vestiti, lui diceva ad Undyne come eravamo vestiti e poi diceva a noi, però tu siccome sei furbo ti sei cambiato, giusto? Non sei rimasto vestito in quel modo. Mado, siamo tornati. Dove tutto è iniziato? Il corridoio di Toriel. Ora in teoria non c'è nessuno lì, non c'è Toriel. No, ci dovrebbe essere solo qualche froggit in giro. La verdura con la forma di carota, sai. E all'inizio secondo me troveremo il fiorellino. Che sembra una faccia che sorride.
comunque si vede che proprio, secondo me, può darsi che sia stato Asgore a chiedere ad Alfi di mettere l'anima di suo figlio all'interno del fiore. Perché è troppo strano che il castello sia pieno di quei fiori gialli, invece Toriel a casa sua non ne abbia neanche uno. Il nostro lettino. Come eravamo piccini. Sì. No, innocenti. Ah, per questo la stanza è chiusa. Perché? Perché qui è chiusa la stanza di... del re. E nel castello è chiusa la stanza della regina. Per questo l'hanno chiusa e null'altro. Non nascondono qualcosa. Te lo ricordi all'inizio quando pensavamo che Toriel fosse un mostro mangiabambini? Perché c'era il baule pieno di scarpe di bambini. Sta torta ormai sarà andata male, penso. Pure i fiori, guarda, tutti appassiti. Però il fuoco è ancora acceso, strano. Il fuoco è ancora caldo, qualcuno è stato qui da poco. Il fuoco è caldo, il fuoco è sempre caldo. La brace. Magari, esatto. Pure quest'albero nero qui, strano, molto strano. Non è sempre stato così, amore. Lo so, però è strano. Qui c'era un Froggit. Ribbit, ribbit. Ah, ma scusami. I just this one step at time, ok? Toriel? Perché nessuno mi risponde? Home. Io voglio sapere perché Toriel non mi risponde, Ti sarà incazzata con te. Appena arriviamo in fondo non c'è nulla. Io stacco la pelle d'arancia dal balcone. Non lo faresti mai. Io stacco la pelle e lancio Lulu dal balcone. Non lo faresti mai perché ti ammazzo io. E rane. Ma tanto dicono sempre le stesse cose. Ribbit, ribbit, the journey is over, maybe you have time to listen to me. Since most people just press zero to skip through my dialogue. That's right, pressing zero. I suppose something never changed. Crack, crack. Crack, crack, no, quella sembrava una cornacchia. C'era il fantasma. Ma qui c'era il ragnatele, qui c'era il fantasmino che dormiva. Qui il formaggio col topo. Scusi. Scusi. No, vabbè, fa niente. Tanto dobbiamo passare velocemente. Il problema sarà poi a tornare indietro. Immagino. Senza un motivo. No, spero che all'inizio ci sia un qualcosa tipo premi qui e torna subito al castello. Sì, ciao. No, non voglio vedere, non voglio vedere. Siamo arrivati, siamo... Qui c'erano le caramelle. Quelle che ho preso tutte. Da bravo bambino mangia caramelle. Ti maleva ancora. Scusami mano, you seem like you have grown into a thoughtful and conscientious person. Whether that was from my advice or not, I'm quite proud. Na, 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 na. Dai Toriel, rispondi a sto telefono. Ci sarà il fiore secondo te? Non so se c'è il fiore, ma sì, dai, ci sarà qualcosa. Non voglio credere che tutta sta strada sia inutile. Almeno che non va fatta dopo che hai visto i titoli di coda, ma non credo, dai. Oddio. Ho detto sono ma. Ma come? Ah, pensavo non si potesse più tornare indietro. Blueprint. Il nostro primo nemico. I pulsanti. Quanto tempo abbiamo perso a girare su sti pulsanti? La speranza che facciano qualcosa.
Ok, siamo arrivati. C'era un corridoio? Ma che non me lo ricordavo. Sì, è giusto. Oddio, non c'è nulla qui. Asriel! È lì! C'è Asriel! È vivo! No! Che bello! Ma è lui lui? Sì. Golden Flower. They must have broken your fall. Ma scusami, non possiamo parlare con lui? Ah. Non preoccuparti per me. Qualcuno has to take care of, dovrà prendersi cura di questi fiori. Frisk, please leave me alone. I can't come back. I just can't, ok? No, tu adesso vieni. I don't want to break the earth all over again. No, tu adesso vieni. It's better if they never see me. No. Perché tu devi venire con me, ti ho detto. Frisk. Ehi. Let me ask you a question. Why did you come here? Everyone knows the legend, right? Travelers who climb Mount Ebot are said to disappear. Frisk, why would you ever climb a mountain like that? Questa è una bella domanda. Questa è una bellissima domanda che noi non ci siamo mai posti. Was it foolish? Was it fate? Or was it because you, well, only you know the answer, don't you? I know why Bill climbed the mountain. Certo, lui sa perché. E perché Bill è andato sulla montagna? Non è stata per una ragione felice. Ad essere onesti, sarò onesto con te, Frisk. Bill odiava l'umanità. Bill odiava l'umanità. Un brividino mi è venuto. Perché? Perché nonostante abbiamo finito il gioco ancora si scoprono cose. Why they did? They never talked about it. Why they did? They never talked about it. But they felt very strongly about that. Frisk, you really are different from Bill. Infatti, throughout you have similar fashion choices. Che vuol dire? Fashion choices, scelte tipo del vestito. No, tutto che vuol dire. Infatti. Pensando a te. Have similar. Ah, ok. Have similar fashion choices. I don't know why I ever acted like you were the same. I don't know why I ever acted like you were the same person. Quindi non so perché io abbia agito come se tu fossi la stessa persona. Forse la verità è Bill wasn't really the greatest person. Bill non era davvero una brava persona. Avevamo capito questo. Insomma, ora perché ce lo sta dicendo lui. You're the type of, of friend I wish I always had. Allora, scusami, il piano di Bill qual era? Quello di uccidere l'umanità? Di distruggere l'umanità? La genocide è questa. Che tu in realtà alla fine sei Bill e porti a termine il piano di Bill.
No, ma io devo fare la genocide. Io devo fare la genocide per forza. Cioè, mi sento come se avessi scoperto fin qui metà della storia e mi manca l'altra metà. Vabbè, cambia giustamente a seconda di come agisci. So maybe I was kind of projecting a little bit. So maybe I was kind of projecting a little bit. Cioè? Sicuramente questa è la traduzione corretta. Vabbè, lo correggi dopo, continua. Ah, forse mi dovevo sporgere un po' di più. Mi dovevo esporre un po' di più. Ad essere onesti, I did some weird stuff as a flower. Ho fatto delle cose un po' brutte come fiore. There's one last thing I feel like I should tell you. Ho fatto c'è un'ultima cosa che sento di doverti dire. Frisk. When Bill and I combined our okay. Ok, quando quindi Bill è morto e lui l'ha portato fuori dalla barriera e ha assorbito la sua anima, the control over our body was actually split between us. Che vuol dire, scusami? Quindi all'interno di Asriel per il momento ci sono due personalità. C'è Asriel e c'è Bill. Cioè all'interno di Asriel per ora c'è Bill e c'è Asriel, è uno sdoppiamento di personalità. Quindi il cattivo, che è il fiore, è Bill. Sarebbe Bill. They were the one that picked up their own empty body. They were the one that picked up their own empty body. C'è tutta la frase che vuol le dire anime. Tutta la frase che vuol dire. Pick it up. They were the one that picked up. Al villaggio. They were the one that want to. Sono stati gli unici che volevano. Were full power. I was the one that was. Ah, qua parla quando sono andati a trovare gli umani. Sì. And then because of me, we. Well. That's why I ended up a flower. Frisk. This whole time I have blamed myself for that decision. Per tutto questo tempo mi sono vergognato per quella decisione. That's why I adopted the horrible view of the world. Per questo che ho adottato quell'orribile visione del mondo. Uccidi o vieni ucciso. Ma adesso, dopo che ti ho incontrato, Frisk, I don't regret the decision anymore. Quindi non riprenderò quella decisione. I did the right thing.
I killed those humans, quindi if I killed, se ho ucciso quegli umani, we would have had to wage war against all human. We would have had to wage war against all, quindi we would, avremmo dovuto ingaggiare una guerra contro tutta l'umanità. Mm-hmm. E alla fine everyone wants free, right? Sono tutti liberi, no? I still feel kind of sad knowing how long it took. Quindi I still feel kind of sad knowing how long it took. It took. Cioè continuo quindi, a stare a essere triste sapendo com'è andata. It took. Come. How long it took. How long, da quanto tempo? Sapendo da quanto tempo it took. So maybe it wasn't a perfect decision. So maybe it wasn't a perfect decision. Cioè non ho capito, lui se è in colpa perché ha combattuto contro gli umani? Sì, per le cose che ha fatto ti sento un po' in colpa. Infatti ora ti sta dicendo forse non è stata una decisione ben presa. Non è stata una decisione una delle migliori decisioni che ha preso. But you can't regret our choice your whole life, right? You can't regret our choice your whole life, regretto, right? Significa... Ma tu non puoi rimpiangere le scelte sbagliate per tutta la vita, no? Devi andare avanti. Beh, not that I have much of a life left. Non è che mi resti molto da vivere. But that's besides the point. But questo è beside the point. Beside che vuol dire? That is ma quindi il punto è anche questo. Frisk, grazie di avermi ascoltato. Ora dovresti davvero andare con i tuoi amici, ok? Oh, e per favore, in futuro, se tu... Perché dovremmo vederlo ancora? Sì, mi vedi? Non pensare... Non pensare questo di me, ok? No. Don't think of it as me. Non pensare questo di me. Ah, sì. I just want you to remember me like this. Voglio che mi ricordi così. Mm-hmm. Come qualcuno. That someone that was your friend for a little while. Oh, and Frisk. Qui stai attento nel mondo esterno, ok? Despite what everyone thinks, it's not as nice as it is here. Quindi despite what everyone thinks, it's not as nice as it is here. Quindi non è bello come qui. Bello come qui. There are a lot of flowways out there. Ci sono tantissimi flowway al di fuori di qui. And not everything can be resolved by just being nice. E non tutto può essere risolto essendo buoni. Gentile, sì. Frisk. Non uccidere non e non essere ucciso, ok? Ok. That's the best you can strive for. Questo è il meglio che puoi sperare, strive. Ok. Questo è il meglio you can strive for, per cui puoi lottare. Well, see you. No, tu vieni con me. No. Dai, tu devi venire con me. Dai. Non voglio lasciare Asriel qui. Cioè, quindi Bill ha scalato la montagna per andarsene dal mondo. Sì,
ci possono essere due ragioni. La prima, che è quella che a mio parere è più improbabile, è che volesse andare nell'Undertale per abbandonare il suo mondo e cercare di vendicarsi dal suo mondo. Ma quella che secondo me è più probabile è che lui volesse uccidersi. Perché stanco di vivere in un mondo che odiava, sapendo che da quella montagna non si faceva più ritorno, ha deciso di andare e di non tornare più. Quindi il suo piano dall'inizio è sempre stato quello di... cioè, dall'inizio, una volta arrivato lì, conosciuto Asriel, venuto a conoscenza in qualche modo di tutta la storia del fatto che loro erano prigionieri lì sotto, del fatto che unendo le anime si poteva distruggere la barriera, si poteva creare un dio praticamente in grado di fare tutto, il suo piano era quello di farsi assorbire da Asriel, prendere il controllo del corpo di Asriel e distruggere l'umanità. Cioè, era questo il piano di Bill. Era cattivo. Sì. Pure ce ne dobbiamo andare, non ci vuole più. Cioè, ma è una cosa assurda. Toriel, che dice? Un secondo, voglio provare a utilizzare il telefono lì. Non si sa mai, Toriel risponde. Papyrus è diventato attore. Sei sicuro che non vuoi venire con noi? È sicuro questo è il genocide allora. Il genocide è impersonarsi con Bill e unirsi a Bill praticamente. Essere Bill. E sì, potevi distruggere chiunque. L'umanità. Mm-mm. Perché Bill non ce l'ha con i mostri, Bill ce l'ha con l'umanità. Mamma mia. Cioè, è stato ancora una volta in grado di sorprendermi questo gioco. Nonostante tutte le ore, tutte le volte che è la fine, è la fine, è la fine. Ancora una volta è stato in grado di sorprendermi. Però ci ha dato alcune risposte, vedi? Sì, sì, non adesso il quadro è chiaro. Da parte nostra. Mi manca il pezzo del perché Bill volesse ciò. Cos'è che ha fatto l'umanità a Bill? Ma per il resto è tutto chiaro per quanto mi riguarda. Non so se tu hai dei buchi, ma per me non ce ne sono. Ce ne abbiamo Bill, che voleva lasciare il suo mondo, raggiungere... vabbè, te pareva. Io devo fare giù, passare una fila, su, passare una fila, giù, passare due file. Quindi è una fila, due file. Aspetta che mi concentro, che altrimenti sbaglio. Allora, una fila, due... ok. Stavo dicendo, noi abbiamo Bill che voleva lasciare il mondo degli umani, è caduto, finito per sbaglio nell'Undertale, ha incontrato Asriel, ha conosciuto questo mondo, se ne è innamorato, però ha da sempre covato la voglia di vendicarsi del mondo da cui proveniva. E Asriel lo sapeva, però era piccolo. E si è fatto influenzare da Bill. Sì, in un certo senso. E questo segreto lo sapevano solo lui e Asriel. A quel punto Asriel sarà venuto a conoscenza degli esperimenti che faceva Alfie per cercare di infrangere la barriera. Avrà capito il funzionamento della cosa, avrà scoperto la leggenda che
le due anime, unendosi all'interno di un corpo, potevano creare una sorta di dio in grado di fare qualsiasi cosa. Tant'è vero che è stato in grado pure di modificare i nostri dati di gioco. Cioè, non solo è stato in grado di... cioè, è diventato fortissimo, ma ha anche infranto la parete del videogioco. Sì. Ha fatto quello che voleva avanti e indietro nel tempo. Sì, è vero, è stato uno dei boss più forti. È stato il boss più forte. E noi siamo riusciti a fermarlo perché siamo diventati amici di tutti. Ma se non fossimo stati amici di tutti e saremmo arrivati alla fine, e lui avrebbe assorbito anche la nostra anima, avrebbe distrutto qualsiasi cosa, tutto. Questa coperta mi sembra che arrivi sempre più in alto. Sì, ma fa tanto freddo, te l'ho detto. Va bene. Prendiamo il traghetto e andiamo a Outland. Andiamo a parlare di nuovo con Toriel. Vediamo che ci dice. Visto che simpaticamente ha deciso di non risponderci più al telefono. Fatto questo, poi mi pare non ci rimanga null'altro. Tu mi dici che degli enigmi non c'è nient'altro. Amore, sono questi. Boh, finito. Qui dove era? No, sì, dritto. No, giù. Sì, un po' mi immaginavo, cioè... Non ero certo di trovare lui alla fine del corridoio perché... Per come mi ha preso in giro tante di quelle volte, ho detto mi prenderò in giro ancora una volta. Però se c'era qualcuno era lui, chi altri ci poteva essere? Bill al massimo ci sarebbe potuto essere. E infatti no. C'era Bill. No, perché... quello era Asriel. Sì, era Asriel, ma era anche Bill. Cioè, ci ha detto che c'ha due personalità. Va bene. Però io ora vado a finire, ma l'ultima cosa la devo fare prima di chiudere. Sì. Tornare a sta cavolo di porta. Di nuovo? Eh sì, se tu mi dici che si apre dopo i titoli di coda, certo che ci devo tornare di nuovo. Perché tu non sei curiosa di vedere cosa c'è. Cioè tu mi vuoi dire che non sei curiosa di vedere... Guardi, il letto penso lei sappia dov'è. Se non ha voglia, nessuno la incatena qui. Ma insomma, io devo anche andare fuori a portare la macchina in garage dopo, perché stanotte c'è la gelata e io la macchina gelata non la vorrei. Ma io il gelato sì, lo vorrei. E allora si attacchi con la lingua al palo. Ok, andiamo direzione Outland, è castello di Dreamur. Non penso ci rivedremo più. Sì che ci rivediamo, almeno un'altra volta ci rivediamo. Allora, quindi prendiamo l'ascensore. Ricordi se era right o left? No, amore. Credo right. Anche se non ne sono sicurissimo, però credo sì. Sì, si dirà qui. No. Siamo in live. Ma io vorrei nascondermi. Non puoi. No. Allora. Cosa vuoi? Ascensore. Ponticello. Lulu, dove stai andando? Queste manie di protagonismo da quando, Lulu?
Non saltare sul tavolo cortesemente. Non c'è bisogno che mi sventoli, fa già freddo abbastanza. Lulu ha deciso che tu non devi fare più nulla. Sei ferma. Che poi mi perdo, non mi ricordo dove devo andare qui. Stanza del trono, sì. Ci siamo. Ah, per questo il sarcofago è vuoto e ci sono le bende all'interno. E non c'è il corpo di Bill. Perché il corpo di Bill è stato portato fuori. Sì, dagli umani. No. Sì. È stato portato fuori da Asriel, mica dagli umani. Sì, è stato portato però nel mondo con i fiori. Sì. Ok. Chi manca? Nessuno, amore, ci sono tutti. Allora, puttana, perché non mi rispondevi al telefono se siete tutti qui a non fare niente? How about you go? Look around before we all go. Seeing how many good friends you have made here, I'm almost certain you must have made some more. Ancora? No, scusami, a me non ho altro da fare. If you're not busy, on a day, you should walk around. Vabbè, niente, ci dicono le stesse cose che ci avevano già detto. Ok, salviamo. The end. E vediamo. Vediamo. If you live here, your adventure will really be over. Sarà finito. Ok. Your friend will follow you out of the underground. Oddio, ma perché ste cose che ho paura di... Che paura hai? Ma ti sta dicendo che... I'm ready. Amo, I'm ready. Io non I'm sono ready. Non mi piace. Non mi piace. Non sono pronto. E ora? Oh mio Dio. Shh. Non è stupendo. Everyone. Aspetta, mi metto più forte. È molto meglio che in TV. Way better, better than I ever. Molto meglio di quanto avessi mai immaginato. Frisk, you live with this? Tu vivi con questo? La luce del sole è così bella e l'aria così fresca. I really mi sento davvero viva. Ehi, Sans, cos'è quella palla gigante? We call that the sun. Noi la chiamiamo il sole. Ma noi chi? Chi è Sans? Quello è il sole. Wow. Non posso crederci. Finalmente sto incontrando il sole. Potrei stare qui a guardare questo per ore. Sì, è stupendo, no? Ma dovremmo davvero pensare a cosa viene dopo. Oh, giusto. Ognuno. Questo è l'inizio di un nuovo luminoso futuro. Un'era di pace fra gli umani e i mostri. Frisk, ho qualcosa da chiederti. Ti va di divenire il nostro ambasciatore per l'umanità? No, ti va di agire come nostro ambasciatore. Sì, certo. Sarai il miglior ambasciatore, Frisk. And io
il grande Papyrus. Sarò la miglior mascotte. I'll go make a good first impression. Dove è andato? È andato a travestire da mascotte. Qualcuno dovrà impedirgli di finire in mezzo ai guai. Ci vediamo, ragazzi. Guarda che ha preso un'altra strada. Papyrus sta andando a destra e lui è andato di sotto. Man, dovrei fare qualcosa. To do... no. Dovrei fare tutto. Do I have to do everything? Papyrus, aspetta. Ehi, Undyne, aspetta. Guarda, Sans è l'unico che è andato da un'altra parte. Ora rimangono solo loro due. Dovrei fare qualcosa. Toriel. Bene. It seems that everyone is quite eager to set off. Sembra che tutti is quite eager, siano un po' impauriti dal cambiamento. Desiderano una cosa. Desiderosi, no, di partire. Okay. Siano un po' desiderosi di partire. Frisk. Tu vieni da questo mondo, giusto? Quindi avrai un posto a cui fare il ritorno, no? Cosa farai adesso? Oh, che brutta scelta questa. Cioè, è un bambino, quindi sicuramente avrà una famiglia, una casa a cui tornare. Però non può neanche abbandonarli così. Io direi sì, no, voglio stare con te, però venite con me. Come fai a dirglielo? Che? Frisk. Sei davvero un ragazzo divertente. Un bimbo divertente. If you had said that earlier, none of this would have happened. Se tu avessi detto questo all'inizio, non sarebbe successo nulla di tutto questo. It is a good thing you took so long to change your mind. È una cosa buona che tu ci abbia messo tutto questo tempo a cambiare idea. Bene, suppongo, if you really do not have any other place, se tu non hai altri posti in cui andare, farò del mio meglio per prendermi cura di te, for as long as you need, per tutto il tempo di cui avrai bisogno. Va bene. Adesso andiamo. Come along. Everyone is waiting for us, tutti quanti ci stanno aspettando. Se io avessi preso l'altra scelta, avremmo preso. Cioè, io sarei andato in basso e Toriel sarebbe tornato a destra. Sì, con gli altri. Ma perché lo sai o perché supponi? No, suppongo. Ma io sinceramente spero di poter continuare e rifare questa scena, però scegliere l'altra frase, in caso ora lo faccio, perché sono troppo curioso. Però mi ha colpito la cosa che ha detto alla fine, perché chi se lo ricordava? Fa come? Se tu avessi detto questo dall'inizio non sarebbe successo nulla di tutto ciò. Oddio. Che cos'è questa cosa? Papyrus. Sans. Special inspiration? No, ma è una storia fantastica.
Snowdrake, Icecape, Icecape. Still looking for, thinking about it set. Il finale di tutti, Gift Trot, Christmas Display, Doggo, as his own saying I dog. Dogemi e Dogaressa, finally, number one knows Nazor Championship. Lesser Dog, Greater Dog, excited by life is changed, searching for affection. No, la musica di Undyne. No, ma che bello che si vede il finale di tutti che lasciano tutti l'Undertale. Alfi? Mi sto dando un bacio! Sulla cipolla. Sì. Aaron. Molvig. Idyllic life on the beach, still flexing. Woshua, legendary janitor. Tammy. Shiren. Taking piano lesson again. Countdown just a bit. Chi c'è a teatro? Metaton, ovviamente. No, c'è Betty e Cetti. Sì, Betty e Cetti. C'è Temmi, quel pesce strano lì che noi non avevamo visto, forse ci siamo persi da qualche parte, non lo so. Vulcan e Thunderplane, già questi sono quelli delle Outland. Encouraging Space Eater, finally confess, what, I don't. Pyrope e Muffet, Spider Success with a new bakery, Candle in the world, largest birthday cake, Royal Guards, use your imagination. Boh. Final Froggit, Wishzalot, giving life its own meaning, the long battle finally ending, Astigmatism, Domering glassy Cellar, Magic, Night Night, Taking a World Deserved Net, Street Magician, The Amalgamates, Climbing with their families, ovviamente. Oddio, Asgore. Si è dato al giardinaggio. Monster Kid. Toriel. School. E ci siamo noi là dentro. Sempre quel simbolo. I cuori. Oddio, ho ricominciato. Sì. The End. Mi sa che è finito veramente. No. Che cosa dicevi? Oddio. Perché ancora qua? Perché non ci credo. No, non ci credo. Un altro brivido mi è venuto. Non ci credo. Ma è possibile che è ancora qua? Pensavi davvero che fosse finita? Perché questo gioco non finirà mai. No, ok, scherzavo. We haven't even done the special thanks yet. Abbiamo ancora i special thanks, quelli che avevi detto. Ready? Let's end all of this for good. Che vuol dire HPOK? Ah, non devi prendere non li prendere, altrimenti non possiamo aprire la porta. Non ce la farò mai, lo sai, vero? Come fai? Quindi non si apre più ora. Vabbè, dai, è impossibile non prenderli. O forse devi prenderli. Che vuol dire? Cioè, me lo devi dire. Ma devo saperlo. Perché HP c'è scritto e poi c'è un infinito giallo. E me lo devi dire però. Perché? Come che ne sai? L'hai letto tu, l'ho fatto leggere a te di proposito per saperlo. Nel frattempo stavo andando su.
Sergio. Che vuol dire Sergio? Magari c'è uno in particolare da prendere. Sì, ma non era una cosa a parte, era, non era Snowden. Che bella questa musica, mi piace questa canzone. Questa canzone è stupenda. Oddio, tutti li ho presi questi. Thanks to friends and family for supporting us and Undertale team, thanks. Devi you, schivare the tutti i nomi. The bottom of our... non ce la faccio allora, non ce la farò mai. Posso riprovarci, ma sembra molto impossibile. Che cos'è? Siamo a casa nostra. A casa quella vera. Cioè, è vera, nel mondo reale. Però siamo con Toriel. Allora, se ti danno la possibilità di ripeterla, la cosa dei ringraziamenti si può fare, ma se non hai possibilità di ripeterla, non si può fare. Undertale, by Toby Fox. The end. Sì, ora spunta di nuovo qualcuno. Bella pure questa canzone. Secondo te devo premere qualche pulsante o devo lasciare così? Io non sento niente. Perché forse ho messo piano piano l'audio da là. C'è la canzoncina quella... Senti? Quella di Waterfall. No, è quella di Undertale. Ma guarda chi c'è. Finalmente vediamo il cane. Perché non l'avevi visto? Il tempio. Molto, molto, molto bello. Certo che ci mancava solo che non era finita quando me lo sono visto di nuovo davanti, mamma mia. Ho detto oddio di nuovo. Io pure, ho sta detto... Sta per succedere qualcos'altro. Mamma mia. È finito? Non so se devo premere qualcosa oppure no. Cioè io aspetterei pure un attimino. Però penso di dover premere qualcosa. Tanto l'altra cosa che voglio fare è andare a vedere per quella porta, ma se è chiusa è chiusa, c'è poco da fare. E se mi dà l'opportunità di ripetere questa parte finale, provare a rispondere diversamente a Toriel. Tanto mandando avanti i dialoghi fa subito. Ed è stranissimo il fatto che Sans sia andato da un'altra parte rispetto a tutti gli altri. Non si è messo a dormire il cagnolino. È molto strano. Che non lo so, magari cerca cosa c'è all'interno di quella porta, perché magari poi non ne vale neanche la pena. C'è solo un discorso di grazie e basta. Magari non ti dice null'altro. Oltre la porta si trova la stanza degli sviluppatori, che include il cane fastidioso che rappresenta Toby Fox. Che è questo di qua, ok. Un computer aperto ai posti sbagliati che il cane ha fatto. Un puzzle, la corda che è stata probabilmente usata in Papyrus Gauntlet of Deadly Terror. Un text-to-speech, un text-to-speech che il cane ha usato in qualche modo per programmare il gioco. E un guscio di dog residuo a forma di cane. Ah vabbè, non è nulla, è solo una cosa così. Cioè non ti dà nulla sulla storia. Io
il discorso era se ti dava qualcosa, qualche informazione sulla storia, ma se non ti dà nulla, figurati. Non mi metto lì a cercare di farlo in tutti i modi. Però sì, penso sia proprio la fine. Ora premo pure. No, non posso fare nulla. Ma fermo, non posso fare nulla. Non dipende da me. È proprio far. Vabbè, finirà prima o poi la musichetta. Non può continuare all'infinito. E va bene. Quindi, nei prossimi giorni. Se non so se voglio iniziarla ora la Genocide. O fare qualcos'altro prima. E farla successivamente alla Genocide. Non lo so. Sono in dubbio. Sono tanto in dubbio. Perché ci sono tanti altri giochi che vorrei fare. Vorrei fare Silent Hill, il 2. Non so se aspettare il remake o farlo prima che esca il remake. Fare quello vecchio. Ci sono tanti altri giochi come Undertale, c'è Deltarune che poi dovrebbe uscire il 2. Tanti giochi così da giocare. Saprei, ci penserò in questi giorni. Vediamo come mi ispira. C'è Isaac, c'è Caped che vorrei fare pure. Vedremo. E che devo fare? Non posso fare nulla. Non mi prende nessun tasto. Cioè non è che posso spegnere la PlayStation perché ho completato il gioco. Certo che puoi. No, ci deve essere qualcosa dopo. Ci deve essere per forza qualcosa dopo. Non è che può finire così e basta. Va bene. Io devo andarmi a lavare. Grazie. Voi volevate saperlo? Ma tu puoi andare. Posso andare? Certo che puoi andare. Sicuro? No, non vorrei che veramente c'è qualcosa adesso. Non te lo so dire io. Nel frattempo io faccio qualche ricerca, vediamo. Trovo qualcosa da sapere ancora su Undertale. Allora, tanto qui va avanti la musichina nel frattempo, aspettiamo che succeda qualcosa. Sì, ma devi spegnere veramente a sto punto. Ma va, non esiste che si spegne la console perché finisce un gioco. Non può esistere una cosa del genere. Non avrebbe senso. È che ti deve far sentire tutta la musichetta, anche se è la stessa da parecchio tempo ormai. Ma va bene. Allora, no, fandom Undertale. Undertale fandom wiki. E quindi scusami, anche il discorso dello snowman. Cioè era tutto lì, non c'era altro sullo snowman. Insomma, non scrivo. Snowman PS. Oddio. Snowdin Forest. Snowman. Snowman is a character who is located north of the room after Dogo Sentry Station. They request the protagonist. They cannot move. And they want to see the world. So they wish for the protagonist to carry a piece of them to get it very far away to the substitute for their lack of mobility. Snowman. Useless pile of snow. If the snowman piece is in the protagonist's inventory at the end of the neutral route. No, devi guardare questo, mo. E questo è il pezzo che ti interessa. At the end of the true pacifist route, the snowman thanks the protagonist for taking care of their piece and asks them to take it to the surface. However, if the protagonist had eaten the snowman piece in front of them, they accuse them of mocking them for their lack of mobility and says that despite everyone thinking they're a good person, the snowman knows how cruel they really are. Poverino. Cioè, cambia pure se lo mangiano davanti ai suoi occhi. Si scioglie se facciamo i cattivi. Genocide Route è quello che ci interessa. Che faremo poi? Quindi sono tre. Neutral, Genocide e True Pacifist. True Pacifist è quella che abbiamo fatto. Sì.
Sì, è completa, ci sono tutti. You, you never gain any love. Mm. Metodo, storia, completing friendship, befriend Alphys, true love, la barriera, epilogo, the end, post genocide. Perché post genocide? Non lo so, non lo voglio sapere. Epilogo, the end. Frisking through the underground and talking to NPC, including the several monsters secondary during battle, the express feeling. Ah, qui potrebbe esserci scritto. After Tolier. Ecco, ah, guarda. Ok. Così finisce quando sei, diciamo, di stare con lui. Cambia la scena finale. Aspetta, comunque in tutto ciò nella live non lo stanno vedendo quello che noi stiamo vedendo. Sì, hai ragione. In pratica stiamo cercando di capire se è questa la vera fine. E abbiamo visto che il finale dove Toriel ci porta la torta mentre noi stiamo dormendo è per il fatto che noi abbiamo scelto di stare con lei. Mentre se avessimo scelto di dirgli alla fine che abbiamo dove andare, abbiamo altri posti dove andare, sarebbe finita con una foto di famiglia, di amici, insomma, la foto con tutti gli amici. Niente, non la facciamo una cosa. Riavviamo il gioco, perché mi sa che davvero, come dici tu, bisogna riavviarlo. Perché non succede nulla, fermo proprio così. Vedi, questo è quando tu sì. Scappi da tutti i nomi. Praticamente scansando tutti i nomi che... Esatto, se voi scansate tutti i nomi. Oh. Ho riaperto il gioco ed è spuntato Flavery. Oh mio Dio. Hai. Sembra che qualcuno sia perfettamente felice. I mostri sono ritornati sulla superficie. La pace e la prosperità will rule across the land. Prendi un bel respiro. There is nothing left to worry about. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ora diventa cattivo. Esatto. Bene. Una sola cosa. One last treat. Un ultimo treat. Questo non lo so. Devi cercarlo. Aspetta. Un ultimo avvertimento. One being with the power to raise everything. One being with the power to raise everything. Quindi one. L'unico essere con il potere. Ok. Di cancellare qualsiasi cosa. No. Ok. Everything everyone's worked so hard for. Ok. Tutti. Everything everyone's worked so hard for. Tutti hanno lavorato duro per you know when to, sai di chi sto parlando, no? Sì, di te. Esatto. About you. Ah no, di noi. You still have the power to reset everything. Toriel, Sansa, Asgore, Alphys, Papyrus, Undyne. If you so chose, everyone will be ripped from this timeline. Quindi tutti saranno cancellati da questa timeline. Mm. Riportati indietro prima che tutto questo accadesse. Nobody will... Nessuno ricorderà nulla. You'll be able tu sarai to capace do... di fare cosa tu vuoi, cosa vorrai. Ok. What that power? Quel potere. Quel potere, io conosco quel potere. È il potere che tu avevi combattendo. Per fare tutto stop. Per fi... no, è il potere che tu hai combattuto per fermare. Cioè, che volevi fermare. il potere che hai cercato di fermare. The power that I wanted to use. Il potere che avevo io, ovviamente. Ma adesso l'idea di resettare tutto. Flower non vuole resettare tutto, sì, adesso. Sì, perché poi quello. Non penso di poterlo fare di nuovo. Non dopo tutto. Non dopo tutto questo. Quindi per favore, lasciami andare. No, lasciali andare. Lasciali andare. Lascia Frisk felice. Lascia Frisk vivere la sua vita. Certo, perché lui sarebbe.
Ma if I can't change your mind, se non riesci a cambiare idea, se non riesco io a farti cambiare idea, se non riesco a farti cambiare idea, se if you do end up erasing everything, se quindi fai finire tutto, quindi se cancellerai ogni cosa, mm-hmm, cancellerai anche la mia memoria. Mi dispiace. Avrei già sentito questo un centinaio di volte. Bene, questo è tutto. Ci vediamo dopo, Bill. Che stronzo che ci ha chiamato Bill. Bill? Ci ha chiamato Bill. Perché ci ha chiamato Bill? Perché ci ha chiamato Bill? Perché stava parlando con noi. Cioè, siamo noi, Bill. Noi no, giocatori. Non siamo, siamo Bill, noi, Bill. Che abbiamo il potere di fare qualsiasi cosa. Che abbiamo il potere di resettare il gioco, perché siamo noi che siamo i videogiocatori. Non l'ho capito. No, è impossibile. Ma potrebbe essere. Perché siamo noi che siamo il videogiocatore che vuole scappare dal mondo e va nell'Undertale. E sa come funziona l'Undertale. Conosce la leggenda. Come se fosse una sorta di Jumanji. Se il monte fosse una metafora, fosse il videogioco. Quindi è il giocatore che entra nel videogioco. Ma allora ci dovrebbero chiamare comunque Bill a noi. Infatti ci ha chiamato Bill ora. No, ci hanno chiamato Frisk. No, Frisk è il personaggio del gioco. Che siamo noi. No, noi siamo il videogiocatore. Ah, può essere. Che poi muoviamo il personaggio del gioco. E sarebbe anche una bella interpretazione. Non c'è più nessuno. Perché continuo? Aspetta. Che musica strana. Perché questa musica così strana? È finita. No. Io non sento nulla. Sì, perché si sente appena appena appena. Strano. E adesso continua. Sì. Per vedere l'altro finale. No, ho sbagliato. Comunque il gioco un limite ce l'ha, per forza te lo devono dare un salvataggio alla fine, non è che possono cancellare tutto il gioco di loro iniziativa. Comunque io ho fatto caso solo a fine gioco che ogni personaggio ha la sua voce. Sì, con la propria scritta. No, no, la propria voce. Sai che si sentono loro mentre parlano? Se io premo X, ascolta che ora lui parla comunque. Fa tipo ogni personaggio ha la sua, il suo timbro. No, è vero, non ce l'ho fatto caso a questo. Ok. Andiamo all'altro finale adesso. Comunque, la cosa buona è che possiamo tentare tutte le volte che vogliamo di scansare i nomi degli sviluppatori. Oddio, ho cliccato di nuovo la stessa cosa. Vabbè, riavvio, faccio subito. Facciamo subito. Va bene. Ah, vedi, Flowery salta fuori solo la prima volta, non risalta fuori dopo. Ok, adesso vado spedito fino a quando va via Asgore. Appena va via Asgore dico aspetta un secondo che faccio di nuovo la stessa scelta, altrimenti. A quanto mi sono cagato quando ho rispuntato Asriel. Anche io. Ho detto ora ci sarà una battaglia infinita.
Non esiste la fine del gioco. Va bene, va bene, va bene. Via 1. Via 2. Via 3. Via 4. Via 5. Dai, forza. Via 5. Via 5. Ok. Quindi? Dica. Ok, have a place to go. Ah, ci rimane malissimo. Capisco. Bene. Spero the time not keeping you. Che non ti sto trattenendo. Spero di... che io non ti stia trattenendo. Frisco. Ci vediamo in giro. Vabbè, però è una scelta brutta questa. Perché è brutto che ho con loro o senza di loro. Finisce così e basta. No, allora era più carina la prima che avevamo scelto noi. Penso che sia anche la più normale che abbiamo fatto noi. Non si possono saltare tutte queste cose, vero? Dobbiamo scorrere veloce, nulla, vero? Dobbiamo andare fino alla fine, mannaggia loro, chi sei morto. Vabbè. Io ci riprovo, ma tanto lo so che non riesco a scansarle tutti i nomi. Però c'è la sì, parte. Sì, tanta parte. Napsta Block. By Toby. Dai, in teoria credo che siamo riusciti a non tralasciare nulla, sai? Come segreti, come cose da scoprire. Penso che abbiamo fatto tutto, tutto. Abbiamo fatto tutto. Ma... se non ci avrei mai creduto che un gioco potesse essere così interessante. È la prima volta che gioco un gioco di sto genere così. E ci sarà un motivo perché ce l'hanno consigliato. Poi naturalmente essendo un gioco dipende sempre da come lo prendi, ma come se fosse un film, come se fosse una serie, come se fosse un anime, qualsiasi cosa. Cioè tu puoi prenderlo come un gioco e giocare, cercare la difficoltà, andare avanti, vabbè non mi interessa quello che dici, vai avanti, vai avanti. E allora lì non gli daresti manco 10 euro a un gioco così. Perché se vai avanti e combatti contro tutti è semplice. E nel giro di qualche ora lo finisci perché uccidi tutti e vai in fondo. Sì. E non è manco nulla di che. Ma come se guardassi un film, però guardandolo già con l'idea che è un qualcosa di stupido e amen. Invece se ti metti così, ti concentri e cerchi di capire la storia, ma... cioè, lo vedo davvero come un qualcosa dove tutto è stato fatto... a regola d'arte. Cioè è riuscito a dare una spiegazione sensata a tutto, mentre magari capita che ci sono cose lasciate a metà, cose che dici ma è irreale la situazione, invece lì qua non ha le gambe messa tonno. È perché la vecchia versione ci sono. Mentre qui tutto viene spiegato, tutto è capibilissimo. Sì, è fatto bene. Come storia è fatta proprio bene. Cioè tu fino... la cosa bella è che fino alla fine tu quasi non capisci. No, ma infatti per questo punto, cioè chi vuole trovare questo gioco deve avere pazienza. Deve essere il tipo di persona adatta a giocare a questi giochi. Semplicemente, né più né meno. Ok, ci siamo. Tanto non ce la faccio a scansarli. Non lo so già. Non so manco perché ci sto a provare. Ah vabbè. Solo perché volevo vedere l'altro finale. Altrimenti figurati se stavo qui a perdere sto tempo. Comunque domani me la faccio una run su Isaac. Volentieri. Tanto è festa domani. Siamo liberi. Siamo a casa. T'ho sentito dire pure che in questione di qualche giorno dovrebbe arrivare pure la neve. Benissimo, direi.
Già si ghiaccia per ora. Ok, ci siamo. Chissà quei due cuori là in alto cosa simboleggiano. Nuvole. Sono due cuori. Sono due nuvole. Vabbè. Senti, non dovevi andare a dormire? Vai, finisco. A parte che non devo andare a dormire, devo andarmi ancora a lavare. Non lo vogliamo sapere. Va bene? Voi ok. Non vi lavate, ragazzi. Special ragazzi, thanks. Cioè... Aspetta. Ah, ho sbagliato. Vamo. Non ce la farò. Non ce la farò. Sì, ma il problema non è questo. Il problema è sono gli altri. Perché questi qui ce la posso pure fare. Il problema sono questi, ma finito. No, non ce la posso fare. Sì, domani mattina. Prova a leggere. Magari ci sono dei nomi che non sono sviluppatori. Ed è quella lì la parte difficile, perché anche questa... Non lo so perché sono in fondo allo schermo. vabbè, anche qui dico, come fai a non colpirli? Dai, è da pazzi. Metti una bella mod al computer, dove vanno al rallentatore. Sì, al rallentatore. Sì, con una mod al computer. E te li scansi tutti, ma è impossibile altrimenti. Qui le ruote, come devi fare? Cioè il cuore si muove troppo lento in confronto alle spine. All'interno dei fiori. Non ti puoi muovere all'interno dei fiori. Come fa a muoversi all'interno dei fiori? Almeno che dici basta scansare questi, allora forse basta scansare questi, si può fare. Andate tutti a fanculo a quanto siete, sentite sviluppatori di merda. Non ne avevate che fare. Almeno metteteci 50 euro dentro quella stanza per io farla. Perfetto. Ho vinto tutto. Quindi sono tutti quelli che hai toccato. Touched. Sì, tutti quelli che ho toccato sono. No, se no neanche di più ne avrei cliccato. Ah, penso ne tenga. Niente, finito. Va bene, ragazzuoli. Good night. È scritto pure lì, non si può ma sbagliare. Ma questo sto cosa? Sì. Il ringraziamento ai familiari, a tutto. Mm-hmm. Quindi come era scritto anche lì, good night. Sono passate 3 ore e mezza. Ah, ecco, questa era la parte che ci mancava. La Polaroid. Lo ci siamo anche noi, fra l'altro. Siamo tutti? Sì, siamo tutti. Anche Asriel. Mi è dispiaciuto che non ce lo siamo portati appresso alla fine Asriel. Mi ha sorpreso tantissimo la parte che comunque lui avesse all'interno pure Bill. Direi che noi ci salutiamo con questa schermata e questa musichetta rilassante, pronti per la nanna. Ci vediamo molto probabilmente domani su Isaac. È stata una piacevolissima serata, finalmente siamo arrivati alla fine. Sembrava non arrivasse mai. Ma sì che è arrivata. Grazie di tutto. E alla prossima live. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte, ciao.